Buongiorno e benvenuti al webinar Il quadro conoscitivo della biodiversità in Emilia-Romagna. Durante questo webinar verranno illustrati i contenuti di recente aggiornamento della carta degli habitat sulla base di foto aeree e di uno specifico studio sulle specie floristiche, di interesse comunitario segnalate in regione. Io sono Emanuela Caruso del servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti e i relatori che oggi hanno preso parte a questo webinar. Possiamo quindi cominciare come da programma dando la parola all'assessore Barbara Lori, assessore alla montagna, alle aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità. Grazie, grazie, ben trovati. Intanto vorrei davvero iniziare con un ringraziamento a chi nell'ambito del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna si è adoperato per l'organizzazione di questa bella iniziativa, che per noi è un'iniziativa preziosa e che diventa ancora più preziosa rispetto alla possibilità di poterla condividere con un pubblico vasto come quello di stamattina. Quindi un ringraziamento naturalmente a tutti coloro che hanno aderito alla proposta che appunto è stata fatta, che riguarda la presentazione di questo nuovo quadro conoscitivo delle biodiversità della Regione Emilia-Romagna. Come probabilmente è noto a tanti, il nostro è un territorio particolarmente ricco di ambienti protetti, parchi, ma anche altre aree, protette di cui siamo particolarmente fieri. Conoscerle e conoscere i tesori che custodiscono diventa un elemento molto importante, sia per la promozione, ma soprattutto per poterci prendere cura, avendo contezza di quello che è il patrimonio presente sul nostro territorio, pensando naturalmente anche alla migliore gestione e alla promozione, alla valorizzazione anche in una prospettiva programmatoria. Ecco perché, l'aggiornamento di questo quadro conoscitivo oggi ci consegna naturalmente un nuovo strumento di conoscenza che è anche strumento di lavoro su cui naturalmente continuiamo ad essere impegnati anche, diciamo, nell'andare a definire quelle che sono appunto le linee di lavoro future in un cammino che naturalmente ha l'obiettivo di proseguire questo grande lavoro di valorizzazione delle nostre aree protette e delle biodiversità che in questi ambienti si ritrovano. Quindi davvero un ringraziamento a tutti e buon lavoro e naturalmente l'auspicio di potervi rincontrare magari anche di persona al più presto. Buongiorno, prendo io la parola e vi accompagnerò per il resto del webinar. Sono Monica Palazzini del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna. Come primo passo, vorrei ringraziare tutti i colleghi che a vario titolo si stanno occupando adesso dell'aggiornamento del quadro conoscitivo della biodiversità in Emilia-Romagna, e quindi Stefano Bassi, Carla Cera, Ornella De Curtis, Mauro Generali e Marco Pattuelli. Per chi non l'avesse fatto, chiedo di compilare il questionario online e poi passo ad introdurre alcuni elementi di contesto per la presentazione di questo lavoro che è durato 2 anni. Inizio con quelle che sono le nostre muse. Quando parliamo di biodiversità, dobbiamo tenere presente da una parte l'ignoranza e dall'altra parte l'urgenza. Edward Wilson presenta attraverso un metodo molto comodo di misurare la biodiversità, il grande divario che c'è tra la conoscenza e l'effettiva consistenza della biodiversità. E
E sappiamo che sulla biodiversità agiscono comunque due fattori. Da una parte il ritmo di estinzione superiore a 100.000 volte il ritmo naturale e dall'altro le azioni di conservazione. Azioni di conservazione che da IUCN sono giudicate efficaci per meno del 20%. Quindi in un suo recente scritto Wilson afferma in modo quasi profetico: che cosa diremmo noi se nel caso di una pandemia determinata da una malattia letale i medici, peraltro la medicina in generale è finanziata anche poco, ammettesse che alla fine soltanto il 20% dei pazienti può essere salvato. È un po' questo lo stato della biodiversità a livello mondiale. Uno dei fattori principali è sicuramente riconosciuto dagli scienziati la perdita di habitat, di cui ci occuperemo oggi, e tale perdita o deterioramento, frazionamento è tanto più importante in una regione come la nostra, regione che da una parte è fortemente antropizzata, specialmente nella parte di pianura e costiera, ma nello stesso tempo conserva ancora un grande tesoro, una grande ricchezza di biodiversità verso cui siamo responsabili per varie ragioni. Una di queste è l'intreccio, la compenetrazione di tre regioni biogeografiche, come più volte ricordato, l'alpina, la continentale e la mediterranea, che rendono la nostra regione peculiare dal punto di vista della biodiversità. Specie e comunità si trovano talvolta nella loro stazione più meridionale o settentrionale di areale. Un fatto che ci espone tuttavia anche all'invasione di specie esotiche invasive, come vedremo dopo. Quindi gli ecosistemi più integri e più compatti si trovano a sud della Via Emilia, ma le nostre più grandi responsabilità sono quelle che ci portano a dover considerare lo stato degli ecosistemi in pianura e sulla costa. Alcuni numeri di questa straordinaria biodiversità: la flora conta più di 2.700 specie a fronte delle 8.000 e passa specie sottospecie della flora vascolare italiana, numerosi endemismi e 30 specie rare. La fauna non è oggetto della presentazione di oggi, tuttavia ricordiamo 200 specie di interesse comunitario, di cui buona parte uccelli e 7 specie di interesse prioritario. Gli habitat di interesse comunitario nella nostra regione sono 73 sui 231 di livello europeo, 132 in Italia, e poi con gli habitat prioritari interessiamo i 2/3 di quelli italiani. Tre sono le specie prioritarie, le vedremo poi nello studio del monitoraggio della flora: Clasea licopifoglia, che è una specie tipica delle praterie secondarie, Salicornia veneta, un endemismo alto adriatico presente solo nel parco del Delta del Po, e Primula appennina, presente ancora in poche stazioni dell'Appennino tosco-emiliano. Le specie prioritarie della fauna sono 7, uno storione, e 2 coleotteri forestali, la falena dell'edera, e la tartaruga caretta caretta, un anfibio, il pelobate fosco,
e il lupo. In queste specie stiamo comunque lavorando con strumenti diversi, e cito soltanto il progetto Life Eremita, che riguarda i due coleotteri forestali, l'adesione al Piano Nazionale di Monitoraggio del Lupo e il coordinamento della rete regionale delle tartarughe marine e l'istituzione recente, come vedremo poi, del SIC marino dell'Adriatico settentrionale. Sono 19 gli habitat di interesse europeo prioritari, dicevo due terzi di quelli italiani. E cito un po' le loro peculiarità, visto che verranno poi descritti compiutamente negli interventi che seguono. 1340 è un habitat denominato Pascoli inondati continentali, che è riconducibile alle formazioni alofile su fanghi salati, che sono quelli ad esempio delle salse di Nirano e di un altro sito regionale. Rispetto a questo habitat peculiarissimo, noi abbiamo una grande responsabilità, perché è rappresentato al 100% in Italia solo nella nostra regione, come vedremo poi anche negli interventi che seguiranno. 2130 dune costiere fisse a vegetazione erbacea, si tratta di habitat sicuramente molto rari e molto frammentati nella nostra regione, riconducibili alla vegetazione delle dune continentali, non influenzate dal mare e dai venti salsi, e sono anche in questo caso una rarità a livello alto adriatico, presenti soltanto in Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Cito ancora qualche habitat peculiare, le torbiere alte attive, il 7110, questo è il lago di Pratignano in tutta la sua bellezza. Si tratta di un lembo di territorio, di ambiente alpino, o diciamo dell'Europa settentrionale. Sono torbiere attive acide che rappresentano una peculiarità per le specie, ma anche proprio dal punto di vista ecologico, e quindi anche in questo caso ci troviamo al limite meridionale di areale per queste formazioni. Un altro esempio di habitat di interesse prioritario, le sorgenti pietrificanti con formazione di tufi Cratoneurion, quella che vedete è la cascata spettacolare di Labante nel Bolognese, un habitat generalmente puntiforme determinato dalla crescita di briofite su acqua corrente ricca di sali, che trova qui una delle massime espressioni a livello italiano per la sua grandiosità. Per le specie, gli habitat, a partire dagli anni 90, sono stati istituiti nella nostra regione 158 siti di Rete Natura 2000. L'ultimo sito, dicevo, risale proprio a pochi giorni fa, l'Adriatico settentrionale, è il secondo sito marino istituito nella nostra regione, 31.160 ettari, che si aggiunge all'analogo sito veneto. Complessivamente i siti della Rete Natura occupano il 13% del territorio regionale e hanno tutti misure di conservazione e in parte un piano di gestione approvato. Vedete qui una localizzazione dei siti di Rete Natura 2000, in cui si riconosce una linea di continuità disegnata lungo il crinale appenninico, una che interessa il medio corso del Po e un'altra lungo la costa. Complessivamente nella parte di pianura e pedecollinare c'è una grande frammentazione.
I siti complessivamente interessano praterie, arbusti, boschi, rupi, grotte, torrenti di colline, fiumi, zone umide, torbiere, lagune del Delta del Po, dune costiere e, come abbiamo visto, anche delle porzioni di mare. Se facciamo il confronto con le aree protette, i due sistemi coincidono al 50%. E citiamo uno studio che il servizio ha commissionato già qualche anno fa. Sappiamo che le aree protette precedenti alla rete Natura 2000 non erano sufficientemente rappresentative della biodiversità regionale e non offrivano sufficiente e funzionale spazio alla biodiversità in termini di habitat e specie. Potete vedere soprattutto il Piacentino e il Medio Corso del Po. Rete Natura 2000 si è aggiunta al sistema determinando una completezza di, seppure non totale ma parziale, ma un buono stato di funzionalità della rete ecologica regionale. Passando alla normativa di riferimento, partiamo dalla direttiva Habitat, sono due gli articoli interessati. La responsabilità degli Stati membri sulla sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat. E per questa ragione ogni 6 anni gli Stati membri trasmettono i risultati del monitoraggio alla Commissione europea. Siamo attualmente al quarto report che deve riferire rispetto alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, al relativo stato di conservazione, al trend e le pressioni e le minacce. La direttiva Habitat è stata recepita nel nostro Stato dal DPR 357 che all'articolo 7 attribuisce alle regioni e alle province autonome la responsabilità di garantire la sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e di provvedere al monitoraggio. A livello regionale, una legge, la legge 7/2004, ha recepito il DPR 357 e la legge 6 del 2005 sul sistema delle aree protette dei siti della rete Natura 2000 specifica i termini del monitoraggio in capo alla regione. E non ultima una legge che riguarda la cosiddetta fauna minore, la numero 6 del 2015, che all'articolo 5 prevede il monitoraggio di tali specie, specie che per alcuni taxa sono sicuramente contengono come sottoinsieme le specie di interesse comunitario. Il monitoraggio ai sensi della direttiva Habitat, quindi, si svolge, ha la caratteristica di svolgersi su tutto il territorio nazionale, non solo nei siti di Rete Natura 2000, su quadranti di 10x10 km relativo ad habitat e specie. E nel 2019 la Regione Emilia-Romagna, come le altre, ha fornito al Ministero, quindi a ISPRA, i dati sul quarto report, che poi saranno oggetto, come anticipazione e commento, dell'intervento che seguirà il mio. La carta Habitat è uno degli strumenti di monitoraggio La regione Emilia-Romagna è stata la prima regione a dotarsene già nel 2007, con un prodotto che all'epoca era sicuramente un'anteprima, ma ancora molto da affinare, perché basato su dati 2003, ortofoto in bianco e nero, comunque aveva già questa grande caratteristica di essere collegato al GIS web regionale e quindi di essere facilmente consultabile, utilizzabile anche attraverso la sovrapposizione di layers diversi.
La seconda edizione affinata su base aerea 2011 è stata pubblicata nel 2014 con l'aggiunta della relazione metodologica e il manuale di riconoscimento. È non solo consultabile ma anche scaricabile con Open Data su Minerva, che è il sistema informativo regionale dell'ambiente. Ecco, sulla carta Habitat, che sarà uno degli oggetti dei successivi interventi, mi soffermo un attimo per dire che è uno strumento utilissimo per sì, monitorare gli habitat, seppure con difficoltà dovuto a diciamo approssimazioni e basi di partenza diverse che hanno visto questo sviluppo fino all'aggiornamento di oggi. È uno strumento di lavoro per coloro che si occupano di studi di incidenza, ma dovrebbe essere, come dimostra un po' anche l'interesse del webinar di oggi, proprio uno strumento che viene conosciuto su ampia scala, dalle guide escursionistiche a coloro che si occupano di pianificazione e nella nostra regione e a scala locale per progetti come quelli in corso di mitigazione o adattamento al cambiamento climatico. Deve essere uno strumento sempre più conosciuto e usato. Quindi oggi andremo a guardare due studi che sono: uno, la revisione della carta Habitat finalizzato all'approvazione di una terza edizione nel 2021, e che è sicuramente realizzato con un cambiamento di scala, cioè un affinamento ulteriore dovuto anche all'utilizzo di materiale aerofotogrammetrico più recente e di migliore qualità, e con una campagna di rilevamento a terra che è iniziata nel 2019 e si è conclusa quest'anno, che vedremo ha portato a una verifica puntuale di tutti quei siti e di tutti quegli habitat molto dinamici o molto vulnerabili su cui sono stati svolti degli approfondimenti. L'altro lavoro in presentazione oggi riguarda il monitoraggio delle specie floristiche di interesse comunitario. Cosa abbiamo in programma ai fini del quinto report che dovremmo, a cui dovremmo contribuire? Il monitoraggio di specie faunistiche e floristiche su due scale, diciamo. Una scala, come vedremo, senso direttiva Habitat, secondo le indicazioni che vengono fornite da ISPRA e Ministero, e poi degli studi specifici per le specie a diffusione più limitata e quindi degli approfondimenti a scala regionale. La responsabilità della regione rispetto al monitoraggio di habitat e specie comunque non si esaurisce sulle specie di interesse conservazionistico, ma dobbiamo considerare le recenti normative in materia di specie esotiche invasive che attribuiscono agli Stati membri e a cascata alla regione anche il monitoraggio delle specie esotiche invasive di interesse unionale. Con questa mia slide ho concluso questa breve introduzione di contesto ai lavori che verranno presentati diffusamente fra poco e ringrazio per l'organizzazione del webinar Emanuela Caruso del Servizio Aree Protette e Graziano Caramori e Shadier Amini che sono in regia di Istituto Delta. E io rimanderei le domande le eventuali domande sulla mia presentazione alle domande che vorrete porre all'intervento successivo, anche perché guadagnare un po' di tempo dal momento che abbiamo iniziato con un leggero ritardo.
Quindi darei la parola a Pierangela Angelini di ISPRA per un'anticipazione dei dati e dei commenti del quarto report e degli adempimenti rispetto al quinto report. Benissimo, grazie Monica. Io adesso condivido la mia presentazione. Allora, io innanzitutto mi presento, sono Pierangela Angelini di ISPRA, lavoro al Dipartimento per il Monitoraggio e la Conservazione della Biodiversità di ISPRA. Mi occupo da sempre di habitat e dal terzo report, quindi dal 2012, di monitoraggio e valutazione degli habitat di interesse comunitario nello specifico. Ringrazio tutti di avermi dato questa possibilità finalmente di presentare i dati del quarto report. Questo quarto rapporto che abbiamo consegnato nel 2019, i dati dalla fine del 2019 sono già disponibili presso il sito della Commissione europea. Non c'è mai stata occasione per vari motivi, insomma in questo 2020, un anno un po' particolare, non c'è stata occasione di presentarli e soprattutto di commentarli, e questa appunto è la prima volta che vediamo come è andata. Io ho messo questa prima slide riassuntiva, abbiamo già visto gli obblighi principali degli Stati membri nei confronti della direttiva, ma per sottolineare, ritengo sia importante sottolineare ancora una volta che la direttiva Habitat rappresenta un cardine per la politica della conservazione della natura in generale. È una direttiva che è stata a suo tempo innovativa negli anni 90 e ha portato, si è trascinata poi dietro una legislazione per nazionale per gli stati membri che ha poi dato una svolta alla conservazione della natura. Con questa breve premessa arriviamo a vedere e a commentare i dati dell'ultimo report. Io qui vi ho messo specie e habitat e il confronto tra il terzo e il quarto report. Come possiamo vedere, c'è differenza tra le specie e gli habitat. Le specie bene o male hanno avuto in generale un trend positivo, anche se lieve, se piccolo, un aumento delle valutazioni favorevoli si vede. Per gli habitat la situazione invece no, rispetto al 2012 quest'ultima rendicontazione ha avuto una, non voglio chiamarlo tracollo, ma comunque è peggiorato abbastanza sensibilmente la situazione. Diciamo che sono diminuite in generale le valutazioni sconosciute, quindi c'è stato un approfondimento della conoscenza, però sono diminuite le valutazioni favorevoli e di conseguenza ovviamente lo stato di conservazione cattivo e inadeguato è aumentato. Andiamo a vedere, se vogliamo commentare e cercare di capire da dove derivano questi dati negativi, andiamo a vedere a livello di regioni biogeografiche che cosa succede. In questa immagine, in questi grafici, si vede nettamente insomma, una differenza tra l'ambiente terrestre e l'ambiente marino. L'ambiente marino tutto sommato ha più della metà degli habitat
in stato di conservazione favorevoli, diciamo che è un buon risultato, mentre a terra la situazione non è così. C'è da dire, c'è da fare, diciamo, due considerazioni riguardo a questa cosa, che innanzitutto nell'ambiente marino abbiamo, io ho messo anche i numeri secchi sotto nella tabellina, nell'ambiente marino abbiamo un numero molto minore di habitat da monitorare e da valutare, e questo ci permette di tenere in un certo modo anche la situazione un po' più sotto controllo, perché la differenza proprio di numeri è enorme tra ciò che sta nel mare e quello che troviamo nelle altre tre regioni biogeografiche e terrestri. E poi c'è anche da dire che comunque l'ambiente marino ha visto in questi ultimi anni la strategia marina, che ha dato una grossa mano al monitoraggio e anche alla conservazione. Quindi in questa presentazione nel proseguo cerchiamo di concentrarci soprattutto sull'ambiente terrestre, sugli habitat e sull'ambiente terrestre. Andando a vedere, dividendo per macro categorie che cosa succede, noi vediamo che addirittura abbiamo tre macro categorie, che sono quelle delle acque dolci, delle dune e delle torbiere, che non hanno neanche un habitat in stato di conservazione favorevole. Questo potrebbe essere, io ho messo queste tre freccette, potrebbe essere già un indizio di prioritizzazione o comunque di individuazione di quali sono gli ambienti sui quali concentrarsi per le prossime azioni di conservazione, le prossime misure di conservazione. Non che gli altri stiano meglio, però tutto sommato da qualche parte dobbiamo iniziare, questa potrebbe essere un primo passo. Andiamo a vedere un altro parametro che è stato utilizzato per la rendicontazione del quarto report. Questo parametro è un indicatore, il parametro è struttura e funzioni, l'indicatore che ha permesso di costruire il parametro è la condizione degli habitat. Noi le condizioni degli habitat le abbiamo valutate in questo caso solo all'interno della rete Natura 2000, andando a prendere i dati della banca dati nazionale. Questo basandoci sul principio per il quale appunto la quantità, l'area presente all'interno delle aree protette è sufficientemente rappresentativa di quello che c'è della presenza degli habitat sia all'interno che all'esterno delle aree protette. È una semplificazione, ne siamo consapevoli, ma tutto sommato era l'unica fonte di dati attendibile e ufficiale che poteva darci delle informazioni concrete e coerenti e confrontabili. Diciamo che all'interno delle aree protette non è così male, non è così catastrofica la situazione, perché comunque in buone condizioni la percentuale, l'area è abbastanza rilevante. Tuttavia, questo indicatore per andare a costruire una valutazione con il parametro struttura e funzione deve seguire le linee guida date dall'Unione Europea. L'Unione Europea che cosa ci dice? Che il parametro struttura e funzioni dell'habitat può essere considerato favorevole solo se l'area in buone condizioni è superiore al 90%. Noi qui che raggiunge il 90% non abbiamo nessuna macro categoria di habitat, ed ecco qua che nel parametro, per il parametro struttura e funzioni della rendicontazione nazionale non abbiamo potuto mettere, o comunque è proprio per pochissimi habitat abbiamo potuto considerare favorevole questo parametro. Andando avanti nella valutazione, vediamo quali sono le cause, gli impatti generali, criticità, pressioni e minacce che incidono di più sugli habitat.
Questa è, diciamo, una rilevanza delle macro categorie di impatti. Come possiamo vedere, al primo posto in assoluto vediamo l'agricoltura. È un grande tema quello dell'agricoltura nei confronti degli habitat. Noi qui vediamo queste criticità riunite in grandi gruppi, poi ognuno di questi gruppi ha le sue specifiche pressioni da individuare. Comunque vediamo appunto che la maggior parte afferiscono al gruppo dell'agricoltura. In seconda posizione, chiamiamola così, troviamo la presenza di specie aliene e specie problematiche. Per la conservazione degli habitat questo è un grosso tema. Basti pensare che ci sono delle specie aliene che sono in grado, tipo il Carcobrotus, la Caccia Saligna, che sono in grado di distruggere completamente un habitat, anche in poco tempo. Poi vediamo il tema ben conosciuto del consumo di suolo, che è questo gruppo F, e anche i processi naturali che se non sono gestiti dall'uomo tendono a favorire la perdita di habitat. Per ognuna di queste criticità, la Commissione europea ha individuato tutta una serie di misure di conservazione utilizzabili. P voi potete vedere qui l'elenco da una parte delle misure di conservazione e dall'altra le criticità. In questo modo possiamo, individuando la specifica criticità di ciascun habitat, cercare di individuare la specifica misura di conservazione necessaria. E a questo punto iniziamo a parlare di monitoraggio. Dopo che abbiamo fatto la valutazione, guardiamo avanti e noi sappiamo, è già stato accennato nella presentazione precedente, ISPRA ha pubblicato nel 2016 i manuali per il monitoraggio delle specie e degli habitat e queste attività di monitoraggio, identificate nei manuali, è bene sottolinearlo, hanno due livelli di applicazione. Il monitoraggio a livello di sito, che viene effettuato all'interno dei siti Natura 2000, per verificare appunto l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione. E poi il monitoraggio che viene fatto a livello di regione biogeografica, che deve essere fatto sì all'interno della rete Natura 2000. Abbiamo visto che i dati della rete Natura 2000 sono utili anche per le valutazioni a livello biogeografico, però vanno valutati, specialmente per quanto riguarda la superficie coperta dall'habitat, anche all'esterno della rete Natura 2000. Ora, questa è una breve presentazione non sto a elencare tutte le macrocategorie e i temi che sono stati trattati, però volevo solo sottolineare che ci sono due parametri chiave per il monitoraggio, che sono stati trattati nel manuale, che sono l'area e la struttura e la funzione. Questo appunto è un esempio delle schede contenute negli habitat e ciò che viene trattato per questi due parametri fondamentali, ma soprattutto diciamo qui volevo ricordare che queste linee guida che noi abbiamo pubblicato sono delle linee guida pratiche che forniscono delle informazioni su quando condurre le ricerche, il numero di campagne durante l'anno da effettuare, soprattutto un punto molto importante che abbiamo sviluppato è quello del tipo di professionisti da coinvolgere, perché parlando di habitat noi parliamo di un tema che è multidisciplinare per antonomasia e poi anche l'attrezzatura necessaria. Tutto questo per dare una mano a
a noi di ISFRA, comunque a chi deve mettere assieme i dati che arrivano molto frammentati dalle amministrazioni regionali, dalle società scientifiche, eccetera. Noi prima abbiamo visto, ci ha presentato Monica la carta degli habitat all'interno della rete Natura 2000, che è al terzo aggiornamento da parte dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo 19 regioni e due province autonome in Italia, ognuno ha i suoi sistemi per cartografare. Quando poi questi dati vanno messi assieme diventa problematico e molto oneroso cercare di far parlare e costruire una visione generale e univoca della situazione in Italia. Questo è un primo problema. C'è poi il problema anche di cartografare l'esterno della rete delle aree protette. In Italia c'è un grosso progetto che è quello di Carta della Natura, che ovviamente dà una visione a livello regionale, cartografico, della presenza di habitat, non habitat Natura 2000, perché non viene utilizzato questo tipo di classificazione, ma viene usato il Corinne Biotop, che è una classificazione riconducibile. Questo progetto, questo lavoro è in via di completamento quasi per tutte le regioni e fornisce sicuramente un valido aiuto in termini di quantificazione dell'area all'esterno della rete delle aree protette, perché noi sappiamo che molti habitat si trovano ben protetti all'interno della rete Natura 2000, però ci sono habitat molto diffusi che si trovano anche fuori. Quando è necessario quantificarli, più che una cartografia non si può. E quindi diciamo ben vengano l'utilizzo di queste cartografie che ci possono dare una mano a livello regionale. E oltre a questi progetti di cartografia, questi lavori, noi abbiamo, diciamo, cosa bolle in pentola, questo piano nazionale di monitoraggio che ci aiuterà sotto vari aspetti. E il primo aspetto sarà quello di far parlare i dati che vengono raccolti a livello di sito con le valutazioni a livello biogeografico. Come già ha accennato, non è così semplice mettere assieme i dati. E in questo schema generale ogni organizzazione ha il suo ruolo. ISPRA ha il ruolo di coordinare il flusso dei dati, creare un archivio nazionale, gestire la raccolta dei dati. Ovviamente è necessaria la collaborazione degli enti, delle regioni, delle province autonome, e quello che stiamo facendo attualmente lo stiamo svolgendo con il supporto dell'Università di Bologna e delle società scientifiche nazionali. Un altro tema grosso da tener presente, comunque da affrontare, è quello della prioritizzazione. Abbiamo visto che il lavoro da fare è enorme, è tantissimo. Noi qui stiamo parlando solo di habitat, ma ci sono anche tutte le specie da monitorare, e quindi da qualche parte bisogna iniziare. Noi crediamo che a livello nazionale la prioritizzazione debba tenere conto della rilevanza regionale per la conservazione dell'habitat. Che cosa si intende per rilevanza regionale? Gli habitat sono distribuiti in maniera non omogenea su tutto il territorio, dove sono. Noi vediamo che ci sono per certi habitat delle percentuali, chiamiamole così, di responsabilità da parte delle regioni. Come già è stato accennato prima da Monica, ad esempio l'Emilia Romagna ha il 100% della responsabilità su un determinato habitat. Per quanto riguarda altri habitat più diffusi, ci sono delle percentuali variabili di responsabilità, e quindi a questo punto si potrebbero creare delle regioni capofila per la
per il monitoraggio degli habitat e anche dei livelli di responsabilità e dei set di habitat per ciascuna regione per cui si ha la responsabilità maggiore e quindi per il monitoraggio partire da lì, anche se ricordiamocelo comunque, il monitoraggio e i dati vanno raccolti come minimo su una serie di punti che poi andremo a vedere, che poi discuteremo con le regioni per tutti gli habitat. Stiamo anche organizzando, stiamo elaborando uno sforzo di campionamento minimo per ogni regione, per gli habitat, che porterà poi ad avere dei dati utili per avere una visione coerente e globale in tutta Italia, in tutto il territorio nazionale. Dello stato di conservazione per il quinto report. Concludendo, appunto, io faccio vedere questa roadmap che abbiamo elaborato, che elaboriamo, che pensiamo di condividere anche con le amministrazioni regionali per fare il monitoraggio e il prossimo reporting. A partire dai manuali nazionali per il monitoraggio, prendiamo in considerazione che cosa raccogliere, quindi quali sono i dati da raccogliere sul campo e come raccoglierli. Il piano nazionale di monitoraggio che stiamo sviluppando in via, di conclusione, di realizzazione definitiva, ci dirà dove raccogliere i dati, ci fornirà un affinamento delle metodologie di indagine, dove è necessario. Permetterà una standardizzazione delle fonti di dati, quindi le mappe e i dati sul campo raccolti, e poi svilupperà questa metodologia per la creazione dei dati e quindi fornirà dei valori soglia, degli indicatori. Tutti questi dati del piano di monitoraggio saranno elaborati secondo le linee europee, come abbiamo visto, poi i criteri di prioritizzazione. Per vedere da dove iniziare il lavoro, se selezioneranno gli habitat e le specie per le quali l'aggiornamento dei dati e la sorveglianza dello stato di conservazione è più urgente. E io con questo ho finito, ringrazio tutti di avermi ascoltato, spero di essere stata all'interno dei tempi. Grazie mille. Grazie Pierangela per averci fornito questo quadro in anteprima, ma anche per aver mostrato molto chiaramente qual è il lavoro che viene svolto a diversi livelli e con diverse responsabilità per l'attuazione della direttiva Habitat, per garantire la sua coerenza e la sua efficacia. Io vedo che non ci sono domande, diciamo, specifiche sulle presentazioni finora, ma quanto temi generali che potranno essere oggetto del dibattito finale. Quindi, visto che siamo un pochettino in ritardo, passerei all'altro intervento in programma e quindi facciamo un salto sulle specie per ritornare poi agli habitat dopo con Graziano Rossi e Simone Orsenigo dell'Università di Pavia. Allora possiamo cominciare. Grazie a tutti. L'Università di Pavia ha partecipato a questo studio in Emilia-Romagna, diciamo in appoggio sotto il coordinamento di Paolo Rigoni di Studio Silva di Bologna. E ci siamo occupati in particolare noi dell'aspetto relativo al monitoraggio della flora e anche al problema poi della sua futura gestione. La presentazione riporta una serie di punti, innanzitutto l'importanza della raccolta dei dati per il monitoraggio in un'ottica sia diciamo, locale che europea, unionale come si dice adesso. L'importanza di avere dati accurati a livello regionale per le finalità gestionali,
la metodologia di indagine e quindi cosa abbiamo fatto in questo periodo anche in prospettiva del futuro report, il quinto report del 2024, che sembra lontano ma in realtà come dire, il tempo passa molto veloce e ci si deve organizzare per non trovarsi un po' come sempre all'ultimo minuto. Ecco, questa immagine che è del primavera 2020 riassume un po' quello che ha detto prima anche Pierangela Angelini su quello che è il flusso dei dati dal livello locale, in questo caso diciamo nazionale, a quello dell'Unione Europea e per arrivare a raccogliere i dati, poi fare il processo di reporting e quindi il data assessment per vedere lo stato di conservazione. Ecco, volevo richiamare la vostra attenzione sulla parte bassa della slide a sinistra, dove si vede l'importanza, cioè la base di tutto questo lavoro è la raccolta dati. E appunto in questo ultimo lavoro di reporting, il quarto, vengono citate 216.300 persone che hanno collaborato e, diciamo, in questo lavoro di raccolta dati, che è un numero veramente diciamo enorme, sia organizzazioni di tipo scientifico ma anche non governativo e, ecco, anche qui volevo evidenziare il 60% di volontari. Quindi, come dire, la base di tutto questo lavoro così importante è un rilevamento di campo, spesso anche diciamo grazie al contributo di volontari, che è un qualcosa di estremamente utile ma anche direi indispensabile, dove peraltro non solo diciamo i cosiddetti addetti ai lavori, le organizzazioni scientifiche possono dare un contributo, ma ormai appunto anche i volontari, le persone che girano magari sapendo quali sono le specie di maggiore interesse, scattano una foto, prendono le coordinate e le possono fornire diciamo a chi fa questo lavoro. Quindi una possibilità molto più grande del passato, ma che, come dire, bisognerebbe in qualche modo per il prossimo diciamo, monitoraggio anche meglio organizzare e indirizzare. Ecco, avete già visto da quello che ci ha raccontato Pierangela che bisogna arrivare a definire queste categorie diciamo di stato, non solo a livello poi locale ma anche nazionale a livello biogeografico per tirare fuori diciamo tutte le informazioni. Ecco, in questo per arrivare a questo risultato c'è tutto un processo diciamo da svolgere, che non è però semplicemente diciamo la distribuzione, semplicemente tra virgolette, perché comunque andare a cercare queste specie non è facile, bisogna conoscerle. Come abbiamo detto sono anche molto disperse, quindi un lavoro già di per sé importante, ma come vedete da questa, diciamo, questa tabella 2 questi, non c'è solo il primo elemento della distribuzione ma ce ne sono 6, la consistenza delle popolazioni, gli habitat per le specie, le pressioni e minacce, misure di conservazione, prospettive, stato di conservazione, consistenza delle popolazioni. E questo diciamo un po' differenziato secondo se sono specie dell'allegato 2, 4, 5, ma per esempio ecco la consistenza delle popolazioni è richiesto su tutti e tre gli allegati e la consistenza delle popolazioni peraltro come si fa? Fondamentalmente contando gli individui diciamo maturi in fase riproduttiva e questo diciamo sembra facile ma in realtà per le piante diciamo è complicato, non si muovono, molti pensano che le piante siano facili da contare ma in realtà spesso non sappiamo neanche cos'è l'individuo, da qui anche la necessità di fare altri tipi di valutazione, se si può sicuramente il numero di individui per vedere se poi calano oppure no nel tempo, ma eventualmente anche valutazioni come la copertura e la presenza, anche perché sapere tutte le distribuzioni difficili in un reticolo, che però è un reticolo molto di dettaglio, uno per un chilometro, che necessita di nuovo sempre una buona esplorazione, se non buonissima, del territorio.
E in questo modo poi si arriva, ecco, attraverso poi potendo anche studi più approfonditi sulle popolazioni, a stabilire quelli che sono i trend che, come dire, abbiamo visto possono essere positivi oppure negativi. Ecco, la novità del quarto report è che dietro c'era finalmente un manuale scritto in italiano, pensato per la situazione italiana, per le specie italiane, che ha rappresentato, come dire, una svolta. Nei monitoraggi precedenti c'era solo il manuale europeo, non calato nella nostra realtà. Quindi ISPRA, con questo manuale, grazie alla collaborazione di tanti botanici, ha creato finalmente un qualcosa che è diciamo, sicuramente una base molto importante per il monitoraggio. Passo la parola a Simone Orsini. Simone, attiva l'audio. Pardon, mi sentite? Ok, allora se Graziano ha fatto vedere quello che c'è dietro come lavoro proprio di raccolta dati, io vi mostrerò quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni in Regione Emilia-Romagna proprio per arrivare a definire il quadro della biodiversità vegetale. Le specie in direttiva presenti in Emilia-Romagna sono 19 secondo gli allegati appunto della direttiva Habitat e queste però includono alcuni gruppi collettivi, quindi ad esempio i cosiddetti sfagni o i licopodi. Quindi il primo lavoro è stato definire esattamente quali di queste specie sono presenti in regione e dove sono distribuite. Per quanto riguarda il gruppo della cladonia, quindi licheni sottogenere cladina, ci sono 5 specie in regione Emilia-Romagna, per gli sphagnum abbiamo 14 specie e anche per le piante vascolari, come ad esempio Genziana lutea, esistono 2 taxa, 2 sottospecie e Lycopodium invece abbiamo un complesso intricato gruppo tra cui Lycopodium annutinum, Lycopodium clavatum e Diphasiastrum e Uperzia. Quindi abbiamo definito proprio queste specie e siamo andati a raccogliere dati sulla presenza, sulla distribuzione a territorio regionale. Abbiamo quindi costituito un database che contiene più di 1000 segnalazioni che riguardano a questo punto non più i 19 taxa, ma a questo punto 40 taxa diverse. In questo database sono stati inseriti sia dati bibliografici passati, ma non troppo passati, cioè dati appartenenti a segnalazioni recenti, ad esempio degli ultimi 10-15 anni, i dati a partire dal 2011 costituiscono più della metà dei dati, e dati anche molto aggiornati, ad esempio un centinaio di dati appartengono appunto agli ultimi 2 anni, 2019 e 2020. Questi dati si basano per circa la metà, come ho detto, su dati bibliografici, ma per la restante metà su osservazioni dirette effettuate in campo da un gruppo di lavoro costituito a livello regionale. Dopodiché sono state effettuate delle verifiche di campo, perché da un lato è importante avere una base conoscitiva sul territorio regionale dove sono presenti queste specie, ma dall'altro le specie in realtà possono apparire o scomparire in determinati siti. Questo perché ci possono essere dei cambiamenti, come abbiamo visto a livello di habitat, o perché comunque alcune specie sono sottoposte a pressione e quindi possono in qualche modo purtroppo sparire anche da un anno con l'altro. Quindi quello che è stato fatto è stato anche mettere a punto, utilizzando il nuovo manuale del 2016, una rete di plot permanenti sul territorio regionale per alcune delle specie più diffuse, per altre invece si andrà a monitorare tutte le popolazioni, ma per alcune specie che presentano un numero abbastanza elevato di popolazioni sono state messi in campo proprio dei plot permanenti all'interno del quale, secondo il manuale di monitoraggio pubblicato da ISPRA,
passi a monitorare proprio il numero di individui nel tempo per vedere se ci sono appunto dei cambiamenti in corso. È stato fatto ad esempio per Primula Appennina, in ambienti anche molto pressione, soprattutto nelle zone di pianura. Un'altra specie che non sta particolarmente bene è Arnica montana. Questo perché si trova in un contesto di limite biogeografico, è una pianta tipicamente alpina che raggiunge il suo limite meridionale di distribuzione sull'Appennino settentrionale e purtroppo cambiamenti da una parte di gestione dei pascoli probabilmente, dall'impatto di specie problematiche come ad esempio i cervi o i cinghiali ne stanno compromettendo alcune delle popolazioni proprio in Emilia Romagna dell'Appennino settentrionale. Altre specie invece sembrano non avere grossi problemi, è il caso ad esempio della Primula Appennina che per abbastanza conservativi, quindi dove non c'è un grosso disturbo antropico, o alcune invece addirittura sembrano in espansione, come abbiamo detto prima, Himantoglossum adriaticum, questa specie, questa orchidea che appunto vive in ambienti di transizione tra il prato e il bosco e in seguito all'inarbustimento di molti habitat prativi legati appunto all'abbandono delle questi prati, si sta osservando a un inarbustimento e quindi a un, diciamo, un'espansione di questa specie che trova un maggior numero di habitat favorevoli e viene trovata ormai praticamente in numerosissimi siti di tutta la regione. Quindi dal lavoro fatto in questi due anni, quello che emerge è che sicuramente è necessario implementare ulteriormente la conoscenza, ad esempio per alcune gruppi di specie come le criptogame, quali ad esempio le briofite e i licheni, questo perché abbiamo delle segnalazioni che sono in alcuni casi datate, ci sono delle specie che non sono state trovate in regioni che andrebbero cercate con più dettaglio e perché questo gruppo di specie richiede la presenza di specialisti anche all'interno dei botanici, quindi briologi e lichenologi. È importante continuare la raccolta dati per tutte le specie perché c'è una certa c'è un certo dinamismo anche appunto nelle popolazioni presenti in regione. Ad esempio, soltanto nel 2016 è stata trovata una nuova specie di direttiva habitat in regione Emilia-Romagna che è il Cropus etruscus e è importante avere dei siti di monitoraggio permanente, continui, che ci consentano di intuire quelle che sono le dinamiche, le pressioni che sono in corso su alcune specie, su alcune popolazioni, in modo da poter intervenire a livello gestionale all'interno delle aree protette. E infine, come diceva prima il professor Rossi, è importante coinvolgere anche i volontari nella raccolta dati in campo, soprattutto per quelle specie che appaiono più comuni e appariscenti. Penso ad esempio Lutea o penso al bucaneve, al Galanthus nivalis, sono specie che sono incluse nella direttiva habitat e che chiunque potrebbe in qualche modo fotografare in campo e attraverso delle semplici app segnalare per la presenza proprio sul territorio regionale. Grazie. Grazie Simone e per Graziano. Avete illustrato molto bene come il vostro lavoro sia stato svolto anche in funzione di un monitoraggio permanente di alcune specie di interesse comunitario da parte delle aree protette stesse e da una rete di volontari che comunque come regione ci proponiamo di ampliare e allargare per contribuire al monitoraggio della biodiversità. Posto le basi quindi anche per i dati che serviranno ai fini del quinto rapporto. Io prima di dare la parola al relatore successivo, Paolo Rigoni, volevo dare la possibilità di rispondere a qualche domanda da parte di Pierangela rispetto alla possibilità, cioè alla conservazione degli habitat all'interno delle aree protette che risultano dalla illustrazione della tua relazione in miglior stato di conservazione rispetto ad altri.
Sì, grazie Monica. Volevo rispondere a questa domanda che dice: mi sembra scontato che gli habitat all'interno delle aree protette siano in buone condizioni. In realtà, chi si occupa di valutazione di incidenza sa bene che non è che dentro le aree protette qualsiasi tipo di attività sia bloccata. Si fanno le attività, le aree protette vengono valutate nei formulari standard, viene richiesto proprio la valutazione dello stato di conservazione degli habitat che ha vari livelli A, B, C, D e il risultato che io ho fatto vedere, habitat in buone condizioni, ci fa vedere che sì. Certo, la maggior parte dell'area, del territorio all'interno delle aree protette è in buono stato. Tuttavia ci sono degli impatti, ci sono delle criticità anche all'interno delle aree protette che vengono rilevate dai formulari standard, vengono comunicate da tutte le regioni ogni anno per l'aggiornamento della banca dati e il limite standard del 90% di area in buone condizioni è stata messa proprio per questo motivo, perché è ovvio che se parliamo all'interno della rete Natura 2000, della rete delle aree protette, noi ci aspettiamo che ce ne sia molta di percentuale, la percentuale sia molto alta di territorio in buono stato di conservazione. Noi abbiamo raggiunto, siamo sull'85%, siamo a un passetto da questo 90% per poter considerare il parametro favorevole, però ci manca di fare quello sforzo in più. Ecco, questo era il commento alla domanda. Grazie, grazie Pierangela. Prego. Do la parola quindi a Paolo Regoni che ha coordinato il lavoro biennale sull'aggiornamento carta habitat e monitoraggio floristico. Grazie Monica. Allora, niente, mi presento, sono Paolo Rigoni di Studio Silva SRL, che è la società capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese con Studio Verde e Istituto Delta, che ha appunto svolto il servizio sull'aggiornamento del quadro conoscitivo della biodiversità per conto della Regione Emilia-Romagna. Ecco, a me tocca parlarvi di metodologie di realizzazione e aspetti tecnici della carta habitat, della nuova carta habitat. Quindi cercherò di essere il meno noioso possibile, poi al limite vi rifarete con i prossimi relatori che sicuramente presenteranno delle cose un po' più carine da vedere. Comunque, ecco, partiamo dalla vecchia carta. Come ha già detto Monica, la carta vigente, che è quella del 2014, corrisponde a una rappresentazione degli habitat mediante delle figure geometriche, quindi dei poligoni, delle linee o dei punti georeferenziati, quindi riportabili su una mappa. E quindi restituisce un'immagine che è una fotografia riferita alla data di produzione, quindi 2013-2014, e anche caratterizzata dalla possibile mosaicatura o sovrapposizione fino a tre habitat diversi, addirittura fino a quattro, quando c'è una, appunto, compenetrazione di habitat di interesse comunitario e anche di altri tipi di vegetazione che non corrispondono a habitat di interesse comunitario. Ecco, questa carta habitat, pur essendo realizzata a un livello di dettaglio buono, presentava però alcune criticità che sono state risolte in parte con l'attività di aggiornamento. In particolare erano presenti dei poligoni di habitat con confini che non corrispondevano esattamente alle corrispondenti categorie di uso del suolo, e dovuti a volte anche errata digitalizzazione dei confini, ma anche e soprattutto all'evoluzione naturale che gli habitat hanno subito in questo periodo, che sembra molto breve, quindi 2013-2020 sono 7 anni, ma in realtà cambiamenti ce ne sono stati tantissimi. Poi erano presenti dei poligoni che attraversavano in maniera arbitraria più categorie di uso del suolo, quindi sempre dovuti a errata digitalizzazione, e erano presenti mosaici di habitat in poligoni con superfici molto ampie, anche oltre 150 ettari, ovviamente che non più riproponibili nella nuova carta habitat, che
a un dettaglio, come vedremo, molto più spinto. Quindi il criterio di base per la nuova carta habitat regionale, quindi versione 2021, perché sarà pubblicata l'anno prossimo, quindi 7 anni dopo la precedente, l'impianto, dicevo, resta il medesimo, quindi sempre si ragiona di poligoni, di linee, di punti, con alcune precisazioni che vi faccio. Allora, gli habitat in genere vengono identificati appunto da poligoni che hanno una superficie minima codificata per tipo di habitat o per gruppo ecofunzionale. Cosa si intende per gruppo ecofunzionale? Poi lo vediamo nella slide successiva. Un gruppo di habitat che condivide le stesse caratteristiche ecologiche e quindi sono superfici minime che possono variare da 50 metri quadrati fino a 2000 metri quadrati nel caso degli habitat forestali e dei boschi. Ecco, quindi i poligoni di tipo lineare o puntiforme ristretti il più possibile a delle impossibilità oggettive di disegnare un poligono corrispondente alla reale estensione dell'habitat. Spesso ci sono habitat che sono puntiformi perché le loro caratteristiche ecologiche sono così, cioè non si esprimono più di pochi metri quadrati. Poi c'è l'aspetto dei mosaici, che se possibile anche qui è da utilizzare, è stato utilizzato solo in situazioni in cui due o più habitat sono compenetrati o in stretta contiguità su pochi metri quadrati, per cui è veramente impossibile separarli a livello cartografico. E poi c'è il tema degli habitat sovrapposti, il caso in cui il mosaico può superare anche il 100% di copertura rispetto al poligono, alla superficie intera del poligono. Per esempio, nel caso delle planimetrie di grotte che sono sottostanti altri habitat, ma anche a volte di habitat acquatici che sono presenti su più livelli, per esempio vegetazione sommersa e vegetazione che è libera flottante sul pelo dell'acqua, che magari corrispondono a due habitat diversi, oppure anche ancora habitat acquatici sottostanti a boschi paludosi. Ecco, questo è un esempio tratto da ERSAF del 2015 e poi rimaneggiato in parte integrato per adattarlo alla realtà regionale. Vi faccio vedere solo alcuni habitat per capire quali sono i gruppi ecofunzionali, per esempio gli habitat acquatici marini che corrispondono a tutti questi codici dal 1110 al 1170, in cui la superficie minima del poligono è di 500 metri quadrati e via tutti gli altri, con la possibilità di appunto opzionale di disegnare l'habitat corrispondente con sotto forma di linea o di punto invece che di poligono. Qual è stata la metodologia di redazione? Quindi innanzitutto c'è stata un'attività di riperimetrazione dei poligoni mediante la fotointerpretazione e sulla base, come diceva appunto Monica nella sua presentazione, di foto aeree molto recenti, dal 2018 fino addirittura al 2020 di quest'anno. Questa attività è stata eseguita per tutti i 157 siti terrestri, quindi una scala di grande dettaglio al 1000 o al 2000, ma anche meno in certi casi. Quindi in questa fase di attività cosa è successo? Sono stati eliminati alcuni poligoni nel caso in cui fosse evidente la scomparsa del relativo habitat per evoluzione naturale o per trasformazione antropica in alcuni casi. Sono stati corretti e modificati moltissimi confini di poligoni in ampliamento o in riduzione sulla base del fototipo o dei fototipi corrispondenti agli habitat di riferimento. Per fototipo si intende un tipo di vegetazione che sulla foto aerea si identifica sulla base del colore, della tessitura, della grana, eccetera. Poi sono stati suddivisi poligoni mosaicati in singoli habitat, laddove la mosaicatura precedente fosse facilmente scorporabile. Sono state modificate le percentuali di copertura degli habitat laddove fosse stato necessario. Ecco, una novità che può servire molto è quella di aver fotointerpretato e conseguentemente restituito su carta anche un buffer di 500 metri dal confine dei siti Natura 2000. E questo l'abbiamo fatto per evidenziare eventuali fenomeni di concatenazione tra habitat adiacenti, ma anche per fornire un supporto per un'eventuale riperimetrazione dei siti qualora si volesse ampliarli per appunto ricomprendere habitat adiacenti,
e anche per soddisfare in parte la richiesta di effettuare la raccolta di dati e informazioni sul territorio regionale anche fuori dalle aree protette e dai siti Natura 2000. Quindi, scusate. Ecco, riprendo che ero uscito. Terza fase, individuazione di habitat e siti problematici dal punto di vista della conservazione, da sottoporre a indagini in campo. Questo è stato fatto sulla base delle esigenze espresse dal servizio aree protette e della regione e dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità. Quindi, ovviamente non si poteva percorrere metro per metro tutti i 157 siti terrestri della regione, anche in funzione del budget a disposizione, e quindi sono stati individuati alcuni siti, alcuni habitat che sono stati considerati problematici dal punto di vista della conservazione. Quindi è stato stratificato un campione di 6.000 poligoni da rilevare in campo all'interno di 37 habitat e 52 siti Natura 2000. La stratificazione è avvenuta sulla base del numero e della superficie di poligoni appartenenti agli habitat selezionati. Questo è l'elenco degli habitat che erano da indagare in campo, quindi la maggior parte sono appunto quegli habitat che sono già stati evidenziati anche a livello nazionale come critici, quindi dagli habitat psammofili a quelli alofili, agli habitat di acqua dolce, tutti gli habitat di acqua dolce, alcune praterie e alcuni tipi di boschi, soprattutto quelli igrofili. Ancora sulla metodologia, poi si è andati in campo, quindi per l'attribuzione dei singoli poligoni degli habitat selezionati, da confermare o da correggere, o anche rilevabili ex novo nel medesimo sito. Questo è stato fatto attraverso dei rilievi floristici spedittivi sulla base di un elenco codificato di specie diagnostiche, poi vediamo nella slide successiva. E per ogni rilievo, oltre ai dati appunto relativi alla presenza di queste specie, sono stati raccolti i parametri relativi alle caratteristiche stazionali e alcuni parametri utili per la valutazione dello stato di conservazione e dei fattori di disturbo. Quindi abbiamo utilizzato il modello di scheda proposto dal manuale ISPRA, però è stato rivisto in parte in funzione dell'attività di campionamento, quindi questo ho messo la parola novità perché è una scheda un pochino diversa da quella standard. Poi sono stati eseguiti altri rilievi spedittivi su base di esperto botanico su altri 56 siti di Natura 2000 della pianura della collina e quindi conseguentemente è stato aggiornato anche la carta di questi 56 siti. L'ultima fase, che è quella che è più corposa e che ha portato via un sacco di tempo, è la restituzione cartografica, quindi la digitalizzazione dei rilievi eseguiti, il controllo topologico, quindi il controllo delle geometrie per evitare che ci siano sovrapposizioni, sfridi, eccetera, la condivisione delle scelte effettuate con il servizio aree protette, quindi c'è uno scambio continuo con la regione, con il nostro committente, e poi l'elaborazione, il conteggio delle superfici dei singoli habitat, dei singoli siti, e poi a livello regionale, questo ancora lo stiamo facendo, per arrivare a capire appunto anche i trend sull'andamento dello stato di conservazione degli habitat. Ecco, questo è l'esempio di scheda sulla base delle specie diagnostiche, qui adesso sono vuote ma poi ve ne faccio vedere una successivamente. Alcuni dati sullo sforzo di campionamento e i primi risultati. Allora, sono stati impiegati 12 fotointerpreti e cartografi GIS, 15 rilevatori esperti botanici. Sono stati verificati in campo oltre 10.000 poligoni, quindi quei 6.000 che vi dicevo con le schede, con le specie diagnostiche, più altri migliaia di poligoni visti in maniera speditiva. E sono state impiegate circa 400 giornate in campo nel periodo 2019-2020. Per alcuni siti costieri sono state elaborate delle carte di estremo dettaglio, non dico che si è visto metro per metro, ma quasi. E questi sono quelli del Delta del Po, alcuni siti del Delta del Po, la Sacca di Goro, le Vene di Bellocchio, la Pialassa Baiona,
e l'Ortasso, Ortassino, Foce del Bevano. Primi risultati, poi ovviamente verrà pubblicata la carta, quindi si capirà un po' meglio. Comunque ci sono stati rinvenuti nuovi habitat, diversi nuovi habitat in diversi siti in cui non erano mai stati segnalati. E poi un'altra novità è la conferma della lista delle specie diagnostiche utilizzate per ciascuno dei 37 habitat indagati, una lista che quindi può essere utilizzata per un auspicabile futuro monitoraggio. Ecco, questo è un esempio, per esempio, dell'habitat 6420, in cui in grassetto vedete le specie maggiormente frequenti e non in grassetto le specie che non sono mai state ritrovate nei poligoni sottoposti di indagine, e in rosso, per esempio, una specie che invece non era stata indicata come diagnostica, ma è invece stata rilevata diagnostica sulla base dei rilievi effettuati, in questo caso Calamagrostis epigeius. Adesso vi faccio vedere brevemente alcuni esempi di sovrapposizione tra la vecchia carta e la nuova. Qui siamo nel sito di Bellocchio, alla foce del canale Gobbino per chi lo conosce. In blu i poligoni e le etichette della vecchia carta, in rosso i poligoni e le etichette della nuova carta. Ecco, la prima cosa che si apprezza, a parte il maggior dettaglio del disegno, è sicuramente la scomparsa di tutti gli habitat dovuti all'erosione costiera. Quindi, se questa era la linea di costa nel 2014, la linea di costa attuale è questa qui, quindi sono centinaia di metri che sono scomparsi dovuti proprio al fenomeno di erosione costiera. E poi, vabbè, qui per esempio l'habitat 1140 con l'ingressione del mare dentro la costa. Quindi, questo per farvi vedere un attimo qual è il livello di dettaglio. Ancora un altro sito, dovremmo essere nei gessi bolognesi, in cui abbiamo la sovrapposizione sempre in blu in vecchia carta e in verde la nuova carta. Qui invece c'è la presenza di nuovi habitat che non erano stati rilevati al momento o comunque che si sono sviluppati nel giro di 7 anni, soprattutto le praterie secondarie dei brometti del 6210. Ancora qui siamo in alta montagna, nel sito del Monte Rondinaia, Monte Giovo, Lago Baccio, dove sono stati segnalati alcuni habitat che nella vecchia carta non erano segnalati. Qui non ci sono molte differenze, anche perché gli habitat di montagna sono comunque leggermente più stabili e meno dinamici rispetto agli altri. Ancora, ecco qua invece un esempio del buffer esterno. Qui siamo nel sito Toriano Montebello, quindi sul fiume Marecchia in provincia di Rimini. Questo in rosso è il confine del sito, il giallo è il confine del buffer di 500 metri, e qui abbiamo evidenziato alcuni habitat di interesse comunitario presenti all'esterno del sito. Analogamente nella diapo successiva, che è questa, ancora in rosso il confine esterno del sito e in giallo il confine del buffer, la presenza di habitat all'esterno del sito. Ecco, brevemente alcuni elementi di considerazione sullo stato di conservazione degli habitat a livello regionale. Quindi abbiamo fatto una valutazione a livello di ciascun sito e quindi successivamente a livello regionale mediante un giudizio expert based sulla base di alcuni indicatori spedittivi che sono stati individuati in precedenza e poi rilevati in campo durante le attività di verifica. Questi indicatori sono la struttura, e soprattutto in funzione della continuità e densità della vegetazione erbacea costituente gli habitat di prateria o gli habitat acquatici, e dell'articolazione in piani e della densità della vegetazione legnosa costituente gli habitat arbustivi e forestali. Poi il secondo indicatore è quello delle specie dominanti, quindi la corrispondenza delle specie dominanti con le specie tipiche dell'habitat, in questo caso le specie diagnostiche, che contribuisce a valutare il parametro struttura e funzioni specifiche. Ancora le specie di interesse conservazionistico, e anche in questo caso la presenza di tali specie contribuisce a valutare il parametro struttura e funzioni specifiche. Poi le specie indicatrici di disturbo, la cui presenza contribuisce a valutare il parametro struttura e funzioni specifiche, e due indicatori che riguardano le prospettive future, in particolare le specie aliene, la presenza di specie aliene e i fattori di pressione,
che incidono sul parametro struttura e i fattori di minaccia che invece contribuiscono a valutare il parametro prospettiva di struttura. Quindi sulla base di questi indicatori è stata poi espressa una valutazione che segue la procedura standard, quindi se anche che si basa sul principio di precauzione. Se anche uno solo dei parametri di valutazione è giudicato cattivo, la valutazione conclusiva risulta cattiva, anche se gli altri parametri sono favorevoli. Allo stesso modo, una valutazione inadeguata accompagnata da tutti i giudizi favorevoli rende inadeguata la valutazione complessiva. Quindi un habitat può considerarsi in stato di conservazione favorevole solo se tutti e quattro i parametri sono favorevoli. Ecco, questa è la slide riassuntiva per i 37 habitat indagati in campo con le specie diagnostiche. In verde ovviamente sono i giudizi favorevoli, in giallo gli inadeguati, in rosso gli sfavorevoli scarsi. E come ha già fatto notare Pierangela Angelini nel suo intervento, anche a livello regionale lo stato di conservazione riflette un po' l'andamento, la situazione a livello nazionale. Quindi se guardiamo la colonna finale dello stato complessivo, cosa ci rendiamo conto? Che abbiamo degli habitat alofili, questi, e quelli arbustivi in buono stato o in stato al limite inadeguato. Abbiamo tutti gli habitat di prateria e dei boschi in stato inadeguato e abbiamo gli habitat legati alle dune, all'acqua dolce e alla prateria secondaria, quindi l'habitat 6210, in stato veramente scarso. Di questo poi vi parleranno i prossimi relatori. Ecco, grazie a tutti quanti, speriamo di incontrarci presto di persona. E anche magari fra 7 anni per la nuova carta habitat e speriamo anche che nel frattempo lo stato di conservazione degli habitat sia migliorato. Grazie Paolo. Anche per la chiarezza della tua esposizione, nonostante non fosse semplice così spiegare la metodologia. Io prima di dare la parola a Nicola Merloni volevo rispondere a qualche domanda. Le domande di tipo generale, tipo rapporto tra conservazione della natura e pandemia, non rispondiamo perché risponderemo comunque a livello personale. Non abbiamo gli studi presentati oggi, non vertono su questo. È comunque una domanda molto interessante, ma purtroppo dobbiamo lasciarla cadere. E, così pure quella sul rapporto tra conservazione e normativa in materia di regolamentazione dei fitofarmaci è altrettanto interessante. Rispondo a Luca Vaccaro che chiede se le app per contribuire al monitoraggio della biodiversità sono in progetto o sono già disponibili. Adesso posso dire che non esiste ancora un progetto di Citizen Science a livello regionale e quindi come regione non siamo ancora in grado di coinvolgere i volontari. L'attività di volontariato è tuttavia coordinata a livello di aree protette e quindi potete rivolgere agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per offrire la vostra collaborazione rispetto al monitoraggio della biodiversità. Grazie e Nicola Merloni di Studio Silva, prego. Buongiorno, allora io parlerò degli habitat psammofili, cioè gli habitat correlati alle dune litoranee. Si tratta di un habitat estremamente interessante per vari motivi. Naturalmente annovera al suo interno una ampia biodiversità. E specie molto particolari, specializzate e quindi insomma già c'è un interesse da un punto di vista puramente biologico.
Ecco, però non posso far finta di non aver fatto l'insegnante per quasi 40 anni al liceo e tutti gli anni ho accompagnato più scolaresche sulle dune. Abbiamo la fortuna nel Ravennate di avere delle bellissime riserve naturali che ovviamente hanno tutta una serie di problemi che poi vedremo, ma che annoverano ancora, come dire, una specie di tesoro, di scrigno di biodiversità. E il valore aggiunto di questi ambienti da un punto di vista didattico risiede proprio nel fatto che l'ecologia si può, come dire, toccare con mano, dopo averla studiata sui libri e avere studiato che cosa significa adattamenti agli ambienti, che cosa significa successione vegetazionale, noi la possiamo andare a vedere in questi ambienti. Perché? Perché sono ambienti in cui queste cose sono particolarmente evidenti. Ecco, vorrei dire due parole sulla prima di queste particolarità, cioè la successione vegetazionale che qui vediamo in questo transetto. Qui lo vediamo in senso spaziale, ma la successione vegetazionale avviene in senso temporale, cioè vengono a crearsi nuovi ambienti per l'apporto dei fiumi e il rimaneggiamento delle onde del vento, si creano delle spiagge nuove che vengono prontamente colonizzate da una vegetazione specializzata che si chiama pioniera. Ovviamente sono richiesti degli adattamenti notevoli per vivere in un ambiente estremamente difficile, molto assolato, a tratti arido, a tratti sommerso dalle onde, sicuramente battuto dal vento e dalle mareggiate. Per cui, insomma, le specie che vivono qui devono essere proprio delle specialiste. Però naturalmente, arrivando in questi ambienti nuovi, comportandosi da pioniere, poi cambiano l'ambiente in qualche misura, apportano della sostanza organica, lo ombreggiano, con le radici trattengono la sabbia e quindi rendono l'ambiente più favorevole per un'altra tipologia di vegetazione che arriva secondariamente dopo alcuni anni. E poi magari questa seconda vegetazione ha la particolarità di fissare le dune, quindi di determinarne un innalzamento. Ecco, qui vediamo quello di cui ho appena parlato, ecco, in questo sigla 1210, vegetazione anno delle linee di deposito marine, ci sono i pionieri e dietro ci sono invece le dune embrionali, cioè le dune che stanno crescendo. Perché? Perché le piante, come vedremo dalle slide, trattengono la sabbia e determinano un accrescimento. Sono piante dotate della particolarità di poter emergere una volta che vengano sommerse dalla sabbia e quindi l'innalzamento della dune. E poi arriva, potremmo chiamarla la signora delle dune, cioè l'ammofila, che crea la parte più visibile, più alta e anche meglio consolidata in queste fasi di colonizzazione delle dune. E poi nel retroduna via via si vengono a creare situazioni diverse, sicuramente c'è un maggior riparo dai venti salmastri e dalle onde, ma ci sono anche poi dei fenomeni di subsidenza naturale che creano degli abbassamenti e quindi anche magari l'affioramento della falda con la creazione di nuovi ambienti. Quindi insomma è possibile studiare nello spazio quello che normalmente avviene nel tempo. Vi posso garantire che gli studenti apprezzano molto poter toccare con mano, insomma, dopo aver studiato in classe queste cose. E poi naturalmente gli adattamenti, perché questi sono ambienti veramente difficili, almeno nelle prime fasi, quelle più rivolte verso il mare, quindi sono richiesti dei colori molto chiari, delle cuticole particolarmente robuste, eccetera. E poi anche delle parati radicali estremamente lunghi. E quindi proprio il concetto di adattamento al proprio ambiente qui viene studiato in modo diretto. Ecco, qui vediamo rapidamente, poi passo alle slide successive, una zonazione e anche l'attribuzione delle sigle relative ai vari tipi di habitat. Ecco, vedete l'affollamento degli habitat nella parte, diciamo, più matura, più prossima ai cespuglieti e al bosco, perché qui si vengono a creare situazioni molto diversificate. Come dire, la parte, diciamo, che dà verso mare è più o meno, non vorrei dire standard perché non c'è niente di standard, ma comunque c'è tutta una serie di agenti che la rendono sostanzialmente uniforme, ma alle spalle di queste dune invece ci sono tantissimi fattori che si sommano e si vengono a creare molte situazioni molto diversificate. Ecco, adesso rapidamente vediamo
un po' alcune immagini che ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Ecco, queste sono le specie pioniere che vi dicevo prima, sono più, per lo più specie annuali, quindi specie che si seccano alla fine del loro periodo vegetativo, che a volte è anche breve perché d'estate le sabbie nude divengono troppo calde. Ecco, vedete qui delle plantule nella parte bassa destra dell'immagine, che sono appena nate in primavera e che poi rapidamente raggiungono lo stato vegetativo. Ecco, qui vedete questo grosso cespuglio che farebbe pensare ad una pianta perennante, invece è una pianta annuale, la Salsola tragus, cioè una pianta che addirittura si secca e poi viene staccata dal vento e comincia a rotolare, dando luogo a questa originale disseminazione. Sono piante veramente belle da vedere e da studiare. Ecco, per studiare questi ambienti pionieri, il posto forse più che meglio si presta, ecco, è questa riserva, questo sito, l'Ortazzo Ortazzine Foce Bevano, dove abbiamo un po' tutte le situazioni che abbiamo visto nel transetto iniziale. E però ecco, le specie pioniere qui sono particolarmente diffuse e quindi si possono studiare con più agio. E qui abbiamo la seconda fascia, quella delle dune embrionali, e vedete che qui la sabbia viene veramente trattenuta, la sabbia che proviene spinta dai venti e portata dai fiumi e dal mare, viene soffiata e viene trattenuta soprattutto da questa robusta graminacea che è l'Agropyron nuncium e Limus fartus, come si chiama adesso, che è il vero edificatore della duna. Qui siamo andati a Casal Borsetti a prendere queste a Porto Corsini a prendere queste immagini, perché Porto Corsini, per motivi che poi vedremo, annovera le più belle dune embrionali di tutto il litorale ravennate. Ecco, vedete qui proprio l'azione di cattura della sabbia da parte di queste specie vegetali, e qui sulla destra in basso anche una rarità, si chiama Polygonum marittimum, sono note due stazioni in tutto il litorale ravennate, in Emilia Romagna continua a essere una specie molto rara. La carota spinosa, Echinophora spinosa, nome che sia nel nome generico che specifico, contiene due volte il riferimento alle spine, è veramente pungentissima. E insomma, si tratta comunque sempre di piante specializzate. Perché dicevo che a Porto Corsini possiamo vedere i più belli agropireti? Beh, perché per motivi antropici, cioè è stata costruita una lunga diga foranea che intercetta le sabbie che provengono da nord, e quindi questo è l'unico tratto di spiaggia del Ravennate in crescita. E proprio per il fatto che cresce rapidamente, questa fascia di appunto dune pioniere a modo di svilupparsi particolarmente. Ecco, qui in basso nella slide con i cartelli vedete un cartello che in pochi anni è stato quasi completamente, non dico sommerso, ma insomma ci sono anche dei pali che sono stati letteralmente sommersi, l'unico caso di dune in crescita. E qui gli studenti si meravigliano sempre molto, perché si chiedono come mai abbiano piantato i cartelli così bassi, questi non arrivano nemmeno al ginocchio, ma in realtà quando la duna cresce fa la svelta. Poi passiamo alla parte, alle cosiddette dune bianche, cioè quelle con ammofila. L'ammofila è una pianta con un robustissimo apparato radicale che trattiene le dune, costruisce proprio questi cordoni dunosi e, come abbiamo visto prima dal transetto, porta le dune alla loro massima altezza, e altre specie adattate a questo particolare ambiente. Ecco, anche per questa tipologia conviene recarsi alla riserva della Foce del Bevano, in questo sito Ortazzo Ortazzine Foce Bevano, perché troviamo gli ammofileti più sviluppati. Ecco, vedete qui questa grande vegetazione di Euphorbia paraglias, che è una specie molto rara in generale, però qui si trova esattamente nel suo ambiente, quindi cresce molto rigogliosa. E poi abbiamo all'interno di queste parti sommitali delle dune le prime variazioni sul tema. Ecco, questa è una duna con prati dei Malcomi Italia, si tratta di comunità molto belle, molto interessanti per le fioriture, ma molte volte dovute a un disturbo antropico, cioè o anche naturale, se poi
in seguito a delle mareggiate o dei venti molto forti si vengano a creare delle aperture all'interno degli emofileti, queste vengono colonizzate da questa flora anche molto variopinta, composta anche in gran parte da specie annuali. E quindi insomma c'è il duplice aspetto, sono belli ma comunque ci dicono che c'è una qualche forma di disturbo. Infatti vedete questi cespi grandi di ammofila che però insomma sono piuttosto radi, manca quella continuità che abbiamo visto, ecco, in questa slide, due slide precedenti, in cui c'era proprio questo cordone più o meno continuo di ammofila. E poi il retroduna, come vi dicevo, comincia a farsi molto più vario di quanto non sia stato appunto il susseguirsi delle prime tipologie vegetali, e qui siamo sempre a Focebevano e vediamo queste bellissime canne, Erianthus Ravenna, la canna che ha nel nome specifico il riferimento alla città di Ravenna, non perché viva solo qui ma perché qui è stata nominata. Ecco, questi bellissimi pennacchi che ci fanno capire anche da lontano che c'è una bassura rispetto appunto ai cordoni dunosi. E poi le dune grigie. Cosa sono le dune grigie? Sono dune ormai spianate ed erose, compattate, un ambiente ben diverso da quelli che abbiamo visto finora. In questo caso questo Theocrine capitatum, una bellissima pianta, ci fa capire che questi sono ambienti molto più stabili. C'è anche uno strato di muschio caratteristico, la Tortula ruraliformis, che lo ricopre. E poi, andando ancora più verso l'interno, cominciano gli arbusteti. E qui c'è un contatto fra due habitat, uno dei quali prioritario, il 2130, che è appunto quello delle dune grigie. E questo cespuglio, questo arbusto diventato ormai molto raro, che appunto si chiama Hypopharum noides o livello spinoso, e quindi insomma ambienti estremamente interessanti. Qui addirittura il contatto fra due habitat prioritari. Ecco, cosa vuol dire prioritari? Naturalmente si riconosce questi habitat una vulnerabilità e una rarefazione estrema. Colgo l'occasione per dire una cosa che forse avrei dovuto dire prima: anche i due habitat iniziali, cioè quelli colonizzatori delle dune, l'agropirete e l'ammofileto, chiamati così diciamo confidenzialmente, andrebbero annoverati fra gli habitat prioritari. Il fatto che facciano parte di un macrogruppo che contiene anche analoghe vegetazioni delle coste atlantiche ha impedito che questi venissero riconosciuti come prioritari, ma secondo me andrebbero, perché lo capirete dalle slide successive. Ecco, questo bellissimo arbusto con questi frutti rossi è la ginestrella. Un arbusto che ci fa capire che ci stiamo avviando verso un'ulteriore maturazione delle comunità vegetali, cioè andremo verso una comunità arbustiva, ecco, ma potremmo dire questa è un'altra storia. E anche qui abbiamo sempre le dune grigie, ecco, vedete qui caratterizzate da questo strato di muschi e di licheni molto suggestivo, ormai spariti da buona parte del territorio, e una specie di corteggio di arbusti di ginepro. Ecco, anche questo habitat prioritario, cespuglietti retrodunali con ginepro, sono diventati estremamente rari. Ancora le dune grigie, un habitat prioritario, quindi si merita tutte queste attenzioni. Vedete in primo piano questo biancheggiare, ci dice che c'è Theocrine capitatum, una pianta molto diffusa in questo genere di ambienti, ma sullo sfondo c'è una specie di cortina rosellina che ci fa capire che esiste un'altra tipologia vegetale sempre annoverabile fra le dune grigie, ma in questo caso è una variante con Chrysopogon grillus e Scenus nigricans, cioè una comunità vegetale che ci racconta altre cose. Ecco, qui ovviamente non c'è tempo per entrare nel dettaglio, ma si tratta di vegetazioni molto belle. Ecco, qui vorrei parlarvi, e poi mi avvio alla conclusione, poi vi farò una rapida carrellata delle problematiche, a questa successione di sigle. Ecco, qui la cosa è poco accattivante, ma poi vedremo. Si tratta di un susseguirsi che sui libri di testo si trova sempre indicata come successione ideale, ma che poi in natura per tanti motivi non si vede mai. Abbiamo una zona più rilevata, 2160, ho messo questo numero più in alto, sono le dune con presenza dell'Hypopharum noides, cioè lo livello spinoso che abbiamo visto prima. Poi abbiamo sotto il 2130, cioè queste dune grigie, in questo caso con Scenus nigricans e Chrysopogon, quello che vedevamo prima all'orizzonte,
E poi abbiamo una new entry, cioè queste praterie umide mediterranee, praterie umide perché ci troviamo in una zona più depressa con periodici affioramenti di falde, quindi la canna di Ravenna e il giunchetto nero, e poi addirittura una tipologia tipica delle zone salmastre, cioè gli uncetalia marittimi, con, si tratta di popolamenti di giunchi sommersi per buona parte dell'anno. Ecco, qui lo vediamo un po' meglio con una foto aerea che ci fa capire come ci sia un contatto fra queste tipologie e qui in basso queste tre situazioni, 2160, 2130 e 6420, queste tre foto sono state prese nel raggio di una cinquantina di metri, ambienti veramente molto vicini che si susseguono al variare del microrilievo. Allora, alcuni problemi, ecco, qui non possiamo che trattarli in modo estremamente sommario, le specie alloctone di cui già si è parlato, Notera stucchi, una specie alloctone invasiva, un po' di molte di queste comunità che vi ho descritto, è una specie che ha una grande bellezza, però ecco, noi sappiamo che si tratta di una specie alloctona. Mareggiata del dicembre 2012 ha smontato parte di quelle dune che vi ho fatto vedere prima. Qui è bastato un unico evento, diciamo, intenso per produrre questo effetto veramente grave, insomma. Ecco, qui vedete addirittura, ho messo questa seconda immagine, sembra uguale, ma si sono creati dei varchi e l'acqua del mare è penetrata anche all'interno e è arrivata addirittura in pineta. Ecco, qui vedete che l'ammofila, che si dice che consolidi le dune, ed è vero, ecco, però nulla può contro la forza del mare quando diventa estremamente violenta. E dopo 4 anni, ecco una foto fatta sulla zona che vi ho prima fatto vedere, qui ci sono dei cespi di ammofila che crescono ancora eroicamente, ma la duna è comunque rimasta ferita e dopo 4 anni non si è rimarginata questa cosa, mentre vedete che in basso la vegetazione pioniera già dopo un anno aveva ricolonizzato l'ambiente, quindi il suo essere pioniera la rende estremamente, diciamo, vigorosa e capace di cicatrizzare queste ferite. Ecco, però la successione vegetazionale prima di riprendere, insomma, richiede decenni. Qui invece c'è un danneggiamento periodico, viene fatto con i mezzi della pulizia, perché questa è una spiaggia turistica, anche se spiaggia libera d'estate viene insomma frequentata intensamente. E questo è un altro problema, naturalmente. Qui siamo a Lido di Dante, non molto distante dall'immagine precedente, dove addirittura si bivacca in mezzo agli ammofileti, e questo è sicuramente un problema. Legno portato dal mare, da un po' di tempo non viene più tolto, perché si è visto che tutto sommato i pro superano i contro. Uno potrebbe pensare che la vegetazione subisca dei danni, ma in realtà in questo caso vedete che questa specie rarissima, che è il Polygonum marittimo, in una delle due stazioni che vi dicevo prima, si è proprio creata all'interno di questi tronchi portati dal mare. Alcuni possibili interventi, alcuni anni fa, qui siamo nel 2007, la regione Emilia-Romagna assieme all'Università di Bologna ha dato luogo ad un programma pilota per appunto cercare di rigenerare quei cordoni dunosi che ogni tanto vanno distrutti con le mareggiate intense, e qui vedete due duplici filari, non di cipressi ma di specie delle dune, alle spalle di questo ragazzo che appunto verifica la crescita c'è l'Agropyrron junceum, cioè Limus fartus, quello delle dune pioniere per intenderci, e invece di fronte abbiamo due filari di ammofila. Devo dire che questo progetto, che abbiamo seguito per alcuni anni, ha avuto un certo successo. Poi è arrivata, vi dicevo, eravamo nel 2007 quando sono stati piantati, nel 2012 una intensa mareggiata che ha distrutto buona parte di quei di quelle ricostruzioni. Qui c'è un progetto pilota dell'Università di Bologna, sede di Ravenna di Scienze Ambientali, chiamato RIGEDRA, dove sono stati fatti degli impianti che si chiamano Ganivel, che hanno il compito
di catturare la sabbia, e sotto vedete un anno dopo già hanno catturato una grandissima quantità di sabbia, quindi quella ricostruzione del cordone dunoso andato distrutto probabilmente qui sarà molto più rapida. Un ultimo scorcio su un ambiente che a me sta molto a cuore, perché qui siamo a Cervia e io appunto vi sto parlando da Cervia, dove abito, e qui vediamo che questa riserva, questo sito ZSC Pineta di Cervia, comprende anche un tratto di spiaggia di fronte a una vecchia colonia abbandonata, la famosa colonia Varese. Ecco, e qui vediamo com'è la duna oggi, che in seguito a una fruizione molto intensa, ovviamente sbagliata, soprattutto nei mesi estivi, cioè possiamo assistere a una degradazione steppica che difficilmente si potrà recuperare naturalmente. E qui sarebbe interessante magari sollecitare qualche ente, ad esempio anche la regione Emilia-Romagna, a tentare un progetto pilota di rinaturazione di questa duna. Gli esempi non mancano e sarebbe molto interessante farlo. Ecco, vedete qui i reparti estivi e tutto quello che ne segue, ma là sullo sfondo si può vedere un bellissimo popolamento di canna di Ravenna e di cespuglieti naturali, e quindi insomma varrebbe veramente la pena provarci. Grazie. Buona giornata. Grazie Nicola per averci letteralmente affascinato con la tua presentazione. Grazie, penso a nome di tutti. Io provo a scorrere le domande, rispondo ad alcune che chiedono lumi sulla disponibilità della carta Habitat. Posso dire che la carta Habitat è in fase di collaudo, riteniamo che possa essere disponibile nei primi mesi del 2021. Mentre chiedo a Pierangela se vuole rispondere a Maria Grazia Torre sulla prioritizzazione, puntualizzando quanto già affermato in precedenza nella presentazione. Sì, allora, riguardo alla prioritizzazione, giustamente noi come ISPRA ci siamo concentrati sullo sviluppo di un metodo per la prioritizzazione nazionale. È ovvio che a livello regionale ogni regione può valutare, diciamo, necessità locali per fare i monitoraggi, che devono essere locali. Io devo dire, sono un po' preoccupata di tutti questi nuovi habitat che sono stati trovati, che disallineano un po' la distribuzione che abbiamo dato. Dovremmo, dopo 20 anni, più di 20 anni di direttiva Habitat, aver trovato un equilibrio. Certo, il dinamismo c'è, speriamo bene. Già la Commissione europea ci ha tirato le orecchie più di una volta per il fatto che facciamo tutte queste modifiche sempre, tutti gli anni presentiamo tantissime modifiche ai formulari standard. Siamo l'unico paese che lo fa, tutti gli altri più o meno sono stabili. È ovvio che le conoscenze vanno avanti. Iniziamo prima a monitorare quello che serve per gli obblighi comunitari e poi dopo vediamo, insomma, a livello locale si può sviluppare qualsiasi progetto. Ecco. Bene. Dalla panchina si è preparato Michele Adorni sulle praterie. Non vi faccio fretta perché le vostre presentazioni sono interessantissime e comunque cerchiamo di rimanere nei 15 minuti che sono stati assegnati, perché abbiamo accumulato chiaramente un po' di ritardo fin dall'inizio. Ok, grazie Monica, buongiorno a tutti. Spero. Spero si veda il PowerPoint. Mi occupo in questa presentazione di praterie. Sono 12 gli habitat prativi di interesse comunitario in Emilia-Romagna, di cui 4 prioritari. Verranno trattati in questa presentazione le 5 tipologie che sono state monitorate, sono state oggetto di monitoraggio,
ovvero gli habitat 6210, 6410, 6420, 6430 e 6510. E in particolare saranno approfonditi gli habitat 6210 e 6510, che sono quelli più diffusi e che sono quelli che presentano anche le maggiori problematiche gestionali, perché sono sottoposte a notevoli pressioni e minacce, e anche a causa delle particolari dinamiche evolutive che li caratterizzano. Partiamo dai 6210, che sono le praterie con orchidee, sono praterie molto ricche di specie, di specie e sono diciamo suddivisibili in due macrocategorie, i cosiddetti xerobrometi e i mesobrometi. Gli xerobrometi sono degli aspetti più xerici, più aridi dell'habitat, e si formano generalmente su suoli sottili e sono caratterizzate dalla presenza di numerose camefitte suffruticose, e sono delle praterie generalmente aperte. I mesobrometi invece sono delle praterie che in genere sono più chiuse e si sviluppano su dei suoli più profondi, e sono rappresentate nella massima parte da praterie a dominanza di Bromopsis erecta, il bromo, e il Brachypodium, Brachypodium rupestre, e spesso ospitano numerosi arbusti che indicano la loro tendenza evolutiva verso la ricostituzione di fitocenosi forestali. Qui vediamo un mesobrometo in avanzato stadio di incespugliamento, e questo processo si manifesta soprattutto dove ci sono dei suoli ricchi di nutrienti, quindi anche ben profondi, e in mancanza di sfalcio e di pascolo, queste formazioni si trasformano presto in ambienti forestali, quindi con la perdita dell'habitat e della biodiversità che viene in esso costituita. Un altro problema è quello dell'ingresso delle specie esotiche invasive. Qui vediamo l'incespugliamento di una prateria secondaria di brometo da parte di Amorpha frutticosa, che è un arbusto esotico di origine nordamericana che tende a diffondersi in queste praterie soprattutto lungo il corso dei fiumi, nel loro tratto diciamo tra la media pianura e la bassa collina. Un altro problema enorme è rappresentato dai cinghiali. I cinghiali sono molto attratti dai rizotuberi delle orchidee e per cibarsene ribaltano il cotico corvoso delle praterie secondarie, e quindi determinano un forte danneggiamento all'habitat e ovviamente portano alla distruzione delle popolazioni di orchidee. E questo è un fenomeno che è molto diffuso e porta col passare del tempo a un'estrema banalizzazione dell'habitat, perché il terreno smosso dai cinghiali viene facilmente colonizzato da specie annuali infestanti, tra cui questa specie che vediamo in questa diapositiva, che è l'Erigia ronanus, che è una specie esotica che costituisce quindi un ulteriore elemento di degrado dell'habitat. Spesso l'habitat 6210 si afferma in contesti calanchivi, su pendii argillosi che sono sottoposte a fenomeni di erosione o a frane, che hanno come effetto la frammentazione dell'habitat e anche la riduzione della sua superficie. L'habitat in questi casi riesce a persistere solamente nelle porzioni più stabili del pendio, ma dove può presentare un impoverimento floristico e un'alterazione della struttura a causa dell'ingresso di alcune specie che qui vediamo, che sono la Dittrica viscosa e la Cefalaria transilvanica. Sì, fenomeni erosivi ancora più devastanti si possono osservare lungo i corsi dei torrenti e dei fiumi. Qui siamo nel Medio Taro,
lungo il corso del sito Medio Taro, lungo il corso del torrente Ceno, e qui l'alluvione del 2014 ha determinato l'erosione di un'ampia fetta del terrazzo alluvionale consolidato, con perdita dell'habitat 6210, qui in mosaico con l'habitat 3240, e la sostituzione di quest'habitat con habitat di greto, in questo caso il 3270 e il 3130. E invece una perdita netta di habitat si ha per conversione delle praterie seminaturali in seminativi. E qui è un esempio dei caranchi di rivalta, in cui una porzione di brumeto è stato trasformato in un seminativo, quindi con perdita secca dell'habitat. Si tratta comunque di una pressione che fortunatamente non è molto diffusa e che riguarda soprattutto i territori di collina vicino alla pianura, dove ci sono delle aziende agricole che praticano un'agricoltura di tipo intensivo, anche con grandi allevamenti. Molto più frequente invece il fenomeno opposto, ovvero l'abbandono delle pratiche tradizionali, quindi di gestione dei prati, quindi la cessazione dello sfalcio del pascolo. Qui siamo nella parte bassa del sito del Monte Prinzera, vediamo che nel 2003 era presente una prateria d'asfalcio che nel giro di pochi anni si è trasformata in un cespuglietto a causa della cessazione dello sfalcio di questi prati. Oltre a formarsi il cespuglietto, ha fatto l'ingresso nel prato anche le specie di Festuco Prometea, che identificano l'habitat 6210, tra cui anche numerose orchidee, per cui questo seminativo nel giro di pochi anni si è trasformato in un habitat di interesse comunitario. Passiamo ora all'habitat 6510, che identifica i prati stabili da fieno. Si possono suddividere anche in questo caso in due macro tipologie, che sono i prati stabili irrigui di pianura, che sono un habitat a elevata biodiversità, soprattutto rispetto in relazione al territorio in cui si sviluppano, e sono in costante regresso a causa della loro trasformazione in seminativi. Poi vi sono i prati stabili polifiti di collina e bassa montagna, che invece sono molto più diffusi. Analogamente a quanto abbiamo visto per l'habitat 6210, anche qui la cessazione delle pratiche tradizionali di gestione agricola portano alla trasformazione dell'habitat, cioè alla sua scomparsa. In questo esempio che ho riportato, però, l'habitat che riguarda il territorio delle Salse di Mirano si trasforma nell'arco di una decina d'anni da 6510 all'habitat 6210. In generale, l'abbandono delle pratiche di concimazione determina la trasformazione dell'arenate areto in brometi, e nel caso di abbandono totale del prato, quindi con cessazione dello sfalcio, porta all'incespugliamento del brometo, che si arricchisce di specie di Festuca Prometea, e quindi a questo punto l'habitat è riferibile all'habitat 6210. Se il suolo invece è ricco di nutrienti, perché è stato molto concimato precedentemente, la cessazione dello sfalcio o la sua esecuzione in modo regolare può portare all'affermazione dell'agropireto, che è una prateria tipica post-colturale, una prateria nitrofila che indica un certo tipo di degrado. In questo caso la prateria non è più riferibile a habitat di interesse comunitario. L'ulteriore sviluppo di questo processo può portare allo sviluppo di arbusti anche nitrofili, come dei rovi o la vitalba, che e successivamente verso fitocinosi forestali, senza passare dallo stadio del 6210. Quindi qui abbiamo una trasformazione, una perdita di habitat senza essere sostituita da nessun altro habitat di interesse comunitario. Un altro problema è quello dell'iperconcimazione. In questo caso
Sì, un'abbondante fertilizzazione con letame ha determinato la trasformazione dell'arenatereto in una prateria molto nitrofila, ricca di specie infestanti, tra cui la Nisanta sterilis, varie specie di avena, il Convolvulus arvensis, il Rumex obtusifolius. Anche in questo caso l'habitat non è più riferibile a habitat di interesse comunitario. E una perdita di habitat si può avere anche a causa di fenomeni di urbanizzazione o, come in questo caso, anche per la costruzione di infrastrutture viarie. Qui siamo nei pressi dei fontanili di Viarolo, dove l'unico prato stabile storico presente è stato intercettato dal tracciato dell'autostrada Tirreno-Brennero, che è in corso di ultimazione. Fino al 2016 qui era presente un arenatereto che è stato che in parte adesso si trova sotto il tracciato dell'autostrada, e la rimanente parte invece si trova in stato di abbandono per la presenza del cantiere dell'autostrada. Anche qui abbiamo la perdita dell'habitat. Qui c'è un esempio di conversione di un prato stabile in un seminativo. Qui siamo nel Medio Taro, la conversione è avvenuta tra il 2014 e il 2015. In questo caso, generalmente i prati stabili vengono convertiti in erbai, a erba medica o all'oiessa. In questo caso invece proprio è stato trasformato in un seminativo a cereali, e nel 2020 era presente un prato di pomodori. Poi vi sono degli esempi virtuosi di ricreazione di prati stabili a partire da seminativi. E qui siamo nella Parma Morta, dove sono stati ricreati alcuni ettari di habitat 6510, e sono stati ricreati a partire da sementi che sono state provenienti da prati storici locali, e un progetto che è stato eseguito nell'ambito del progetto LIFE, Pianura Parmense, e è stato eseguito tra gli anni 2011-2012 e ha avuto degli ottimi risultati. Poi passiamo ora a parlare dell'habitat 6410, sono le partorie a Moligna, che è una grande graminacea che può raggiungere anche 1,5 m, 2 m di altezza. L'habitat è stato indagato solamente in due siti, Prinzera e Sasso Guidano, dove si afferma prevalentemente su substrati argillosi, ma su Prinzera è presente anche su ofioliti. Si configura appunto come una prateria mesogrofila a dominanza di Moligna rundinacea, e si afferma in aree in cui sono presenti delle falde superficiali che mantengono il suolo umido anche nel corso dell'estate. Le principali pressioni e minacce riscontrate sono in parte simili a quelle che abbiamo visto per l'habitat 6210, ovvero l'incespugliamento, le frane, fenomeni erosivi, il danneggiamento da parte dei cinghiali. Infatti anche questo habitat può ospitare numerose orchidee, e carenza idrica imputabile spesso anche ai cambiamenti climatici in atto. Questo è l'habitat 6420, di cui già ha accennato Nicola Merloni nell'intervento precedente, appunto, che è un habitat litoraneo che è in parziale regressione per fenomeni di salinizzazione della falda superficiale, e quindi viene sostituito dall'habitat 1410, specialmente da giuncheti alofili, Juncus marittimus e Juncus acutus. Inoltre, per cause antropiche, per l'impianto di pinete litoranee, in alcuni casi anche per l'urbanizzazione del territorio litoraneo. Meglio conservato, sicuramente meglio conservato, sono le praterie umide del Bardello, che sono riferibili
all'associazione Allium Suaveolentis Molinetum Cerulea, appunto per la presenza di Allium Suaveolens, e sono caratterizzate queste praterie da abbondanti presenze di Cynus nigricans e molte specie rare, tra cui diverse orchidee che sono sempre rare in pianura. Qui ci sono specie quali Pipactis palustris e Orchis laxiflora. Infine l'habitat 6430, che identifica i megaforbieti igrofili che si affermano soprattutto sulle sponde dei corsi d'acqua. L'habitat è stato indagato solamente in alcuni poligoni di siti di pianura. Le specie che maggiormente caratterizzano quest'habitat sono il Colvolvulus sepium, l'Itrum salicaria, Glecomea diaracea, e Solanum dulcamara e altre specie nitrofile più banali. E le principali pressioni e minacce consistono nell'invasione di specie esotica, la stessa sempre la morfa frutticosa, Solidago gigantea, che è quasi sempre presente, lo spurgo dei canali con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione, gli sfalci delle sponde dei canali e il danneggiamento ad opera delle nutre che frequentano questo habitat. E nella foto in alto a destra vediamo l'eccessiva eutrofizzazione che è dovuta a un intervento di spurgo con conseguente rilascio di sedimenti sulla sponda del canale, che ha trasformato l'habitat in una comunità a dominanti di ortica dioica che non è più riferibile all'habitat. E in passato sono state riferite all'habitat anche gli arbusteti a morfa frutticosa presenti in ambienti ripariali, perché in un primo stadio di insediamento a morfa frutticosa può essere accompagnata da megaforbie igrofile. In realtà si è visto che poi col consolidamento dell'amorfeto le megaforbie igrofile, ma un po' tutta la vegetazione, scompare, perché di sotto della morfa non cresce praticamente nulla, per cui anche in questi casi queste formazioni sono state eliminate dalla carta degli habitat. Qui invece c'è un esempio dell'habitat 6430 che forma delle bordure al margine dei boschi in ambiente montano, ma in ambiente montano l'habitat non è stato indagato, e comunque in uno stato di conservazione certamente migliore rispetto alla pianura per le minore pressioni a cui è sottoposto. Quindi finisco qui la mia presentazione e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Michele per la presentazione chiarissima, e ha illustrato la dinamicità e le problematiche di questo habitat, tra l'altro anche molto minacciato, di questa categoria di habitat. Dunque, come dicevo, siamo abbastanza in ritardo, last but not least, Mauro Pellizzari che ci parlerà degli habitat di acqua dolce. Vedete? Sì, la vediamo. Bene, allora partiamo. È rimasta per ultima, diciamo, la serie di habitat d'acqua dolce e come è già stato detto dai miei colleghi precedentemente, questi habitat diciamo che sono un po' in sofferenza, ma è una sofferenza dovuta a una serie di situazioni, una serie di parametri, alcuni dei quali sono difficili da gestire. Quello che posso dire è che quando abbiamo valutato l'habitat, come si dice, lo stato di conservazione degli habitat, probabilmente alcuni fattori per gli habitat d'acqua dolce sono molto più importanti di altri, e vedremo. Intanto vi dico questo, che di tutto questo elenco di habitat che erano sotto osservazione, una parte erano, uso l'imperfetto, erano ampiamente diffusi nei SIC e nelle ZPS, e in realtà si sono contratti, ma si sono contratti per una serie di motivi, alcuni anche, se vogliamo, gestionali, perché ci fu
un periodo di grande espansione di questi habitat in aree che appartengono a aziende faunistico-venatorie e per le quali c'è stato poi un cambiamento di gestione e di organizzazione degli spazi proprio. Una parte invece di questi habitat sono andati e sono in sofferenza in virtù del peggioramento della qualità delle acque, semplicemente, nel senso che un po' l'aumentata eutrofia, un po' il fatto che non ci sono stati nel frattempo degli allestimenti, delle creazioni di campi di fitodepurazione, chiamiamoli così, accettabili, questo ha messo in sofferenza molti habitat che fondavano la loro sopravvivenza sul fatto che la qualità delle acque fosse positiva. D'altro canto abbiamo avuto un incontro quest'estate con diverse realtà della gestionali e organizzative della pianura orientale e queste realtà hanno detto anche noi non sappiamo dove andare a parare per vedere come migliorare la situazione, come invertire questo circolo vizioso che ci sta portando a una sempre maggiore sofferenza di certi ambienti. Certi altri ambienti d'acqua dolce invece sono migliorati, ma per motivi che vi spiegherò dopo, che potremmo definire dei motivi geografico-meteorologici, climatici, ecco, ma li vediamo dopo. Non tutti questi habitat di questo elenco sono stati oggetto di indagine, ma diciamo la maggior parte sì. Ora ve li presento facendo una carrellata spiegando quali sono le particolarità di queste emergenze e quali sono le difficoltà. Il primo habitat, che è un habitat decisamente effimero, il 3130, cioè la vegetazione stagionale di piccoli ciperi e piccole piante erbacee, soprattutto terofitiche, in ambienti sommersi da un velo d'acqua o anche disseccantisi in estate. Questo compare, per carità, perché le esigenze gestionali delle varie zone umide prevedono che periodicamente, diciamo con intervalli di 2-3 anni, queste zone umide vengano anche messe in secca e nel momento in cui le acque calano e le zone vengono messe in secca, ecco che c'è un'esplosione di questi habitat. Per cui diciamo che è un habitat a mosaico, perché nel momento in cui una certa zona umida mette in secco alcuni bacini, ecco che l'habitat compare, e invece in altri anni questi bacini rimangono inondati e l'habitat scompare. Questo dovrebbe in realtà farci capire come un monitoraggio periodico sia indispensabile, ma a volte non ci dia la situazione reale, soprattutto per gli habitat effimeri. Però vi posso dire una cosa, che questo scomparire e ricomparire di anno in anno in realtà è lo specchio di una situazione naturale, perché se noi andiamo lungo il Po, gli ambienti in cui si forma questo habitat sono per l'appunto ambienti stagionali e che si alternano di anno in anno. L'anno che c'è una piena molto decisa, ecco che l'habitat viene annientato fino a 1, 2, 3 anni dopo, quando ricomparirà nel momento in cui ci sarà stata invece una magra particolarmente soddisfacente. Quindi questa alternanza naturale lungo i corsi d'acqua si rispecchia nell'alternanza artificiale dei momenti in cui vengono messi in secca i vari bacini. Ora qui ho preso 3 immagini, tutte e 3 tra il 2019 e il 2020, una alle Tombe nel Bolognese, una ai Buschetti e una alla Valassa di Molinella. Quando ci sono le condizioni ideali, questo habitat copre anche estensioni molto ampie. Evidentemente non possiamo garantire che sia permanente, perché per sua natura è un habitat effimero. Successivamente vediamo l'habitat 3150, quello della vegetazione acquatica, galleggiante o sommersa, che è il più differenziato di tutti quelli che vedremo. In particolare, il primo aspetto
è quello delle pleustofite, vegetazione svincolata, quindi comunità vegetali formate da specie svincolate dal fondo, cosa che consente loro di svilupparsi sia in un velo d'acqua negli ambienti paludosi, sia anche in canali di una certa profondità, perché non gli crea grossi problemi. Lo sviluppo estivo o tardo estivo fa sì che in certi momenti uno possa avere l'impressione che questo sia un habitat lussureggiante e poi si trovi in un'altra fase dell'anno in cui sembra scomparso. Ma non è un problema, perché l'abilità con cui riesce a ricoprire ampie superfici in pochissimo tempo è una delle sue caratteristiche principali. Purtroppo, insomma, questo va a interferire a volte con le esigenze di certi tipi di gestione dei canali, soprattutto nei periodi in cui si ha bisogno di acque di irrigazione, soprattutto in periodo estivo. Quindi una delle pratiche più frequenti è quella appunto dell'asportazione di materiale vegetale, soprattutto dai canali, e questo potrebbe comportare, diciamo, una riduzione momentanea dell'habitat, che in realtà poi troverà comunque modo di esprimersi. In ambienti un po' più stabili si può insediare anche la vegetazione radicante sul fondo, in quest'ambito dello stesso habitat. Ora, anche qui vi ho messo diversi esempi, con specie a volte molto rare anche, per esempio la zannichellia non è che si trovi a ogni piede spinto, l'abbiamo trovata in vasche abbandonate dell'ex zuccherificio di Argelato. Altre volte troviamo, per esempio nei bacini di Buda, basta che l'acqua sia poco profonda, c'è un'esplosione di Potamogeton nodosus, e addirittura abbiamo trovato nel diversivo Navile Savena, oltre alle alghe che si vedono chiaramente in questa immagine, anche un popolamento a cui si sovrappongono le alghe di un Potamogeton a foglia sottile, che siccome non era accessibile il canale, non vi so dire che Potamogeton fosse. Comunque questo popolamento promette di essere costante per diversi anni a venire. Quando poi c'è l'occasione di manifestarsi in maniera più compiuta, ecco che ci sono ancora le forme di vegetazione acquatica più spettacolari, che sono i lamineti aninfei. Ora, più di 20 anni fa, quando ho cominciato a prendere in osservazione questo tipo di habitat, i canali afferenti ai bacini di argenta, non dico che fossero pieni, ma ospitavano molti popolamenti, soprattutto di ninfea gialla, Nunfarluteum. Ora si trova ancora, ma in ambiti molto più ristretti, e mi sentirei di attribuire questo calo a una serie di concause. Mentre infatti è abbastanza facile dire che il peggioramento della qualità delle acque ha messo in difficoltà i lamineti che si formavano sui principali canali di bonifica e scoli di bonifica, che sono quelli che condividono con i fiumi Idice e Sillaro l'afferenza alle valli di argenta. Per quello che riguarda invece le casse di espansione in senso stretto, la diminuzione di certi habitat dipende molto probabilmente in partenza dalla presenza di disturbo animale. Quindi il fatto, per esempio, che Valle Santa sia un campo di gara per catch and release di carpe, beh, sappiamo che le carpe non sono l'amico principale della vegetazione acquatica, e lì ce ne sono veramente tante. Invece nella casa di Campotto, dove non si fa la pesca alla carpa, i lamineti, ora questa qui è una foto presa a Valle Santa, invece la casa di Campotto è per metà ancora ricoperta di ninfea alba. Cosa vuol dire questo? Che probabilmente siamo stati molto sbrigativi e superficiali in passato a dare la colpa del declino della ninfea alla nutria, quando in realtà le nutrie che vanno nella casa di Campotto e le nutrie che vanno a Valle Santa sono più o meno le stesse, e invece a Valle Santa ce n'è rimasta pochissima. Quindi
ci penserà poi qualcun altro a stabilire il perché e il per come di certi cali. Possiamo dire che abbiamo ancora dei laminetti consistenti. Come consistenti sono anche i laminetti della castagna d'acqua, la trapanata. Lei invece predilige i corsi d'acqua a lento scorrimento rispetto ai bacini stabili, anche perché diversamente da altre idrofite apprezza le acque ricche, ricche di nutrienti e ricche di metalli, perché è una potente bioaccumulatrice. Quindi il problema più grosso all'espansione della castagna d'acqua è il fatto che il suo propagulo, che è il frutto, è un frutto che non se ne va da dov'è, perché è molto pesante. Quindi quello che la avvantaggiava in passato erano sostanzialmente le inondazioni, che consentivano di allargare il suo ambito. Adesso, siccome è una specie di importanza internazionale, sarebbe il caso che la autorizzassimo, diciamo così, a rimanere negli ambiti in cui è presente. Per i SIC di pianura, quello dove ne ho vista in maggiore quantità è il Po di Primaro, però c'è ancora abbastanza frequente lungo certi rami del Po. Ora, dalla vegetazione strettamente acquatica, passiamo a quella che invece si insedia quando le acque se ne vanno, diciamo così. L'habitat 3170, stagni temporanei mediterranei, è uno di quelli che non erano stati individuati in regione se non sporadicamente, e invece abbiamo la prova che sta aumentando. Sta aumentando probabilmente perché il riscaldamento globale conferisce alle specie che lo caratterizzano, che sono specie mediterranee, maggiori possibilità di sopravvivere sotto forma perlomeno di semi, come nella banca dei semi delle zone in cui si insediano, dopodiché le elevate temperature estive le favoriscono. Allora, la specie che contraddistingue quest'habitat in tutta la regione è la Crypsis xenoides, che oggi è stata inserita nel genere Sporobolus, però il fatto che sia in provincia di Parma, quindi lungo il Taro, sia in provincia di Modena, le Meleghine, sia in provincia di Bologna, a Bentivoglio, ci siano delle estensioni di Crypsis xenoides proprio in, chiamiamoli, ambienti nuovi, originati dal prosciugamento momentaneo di bacini di nuova estensione, effimeri come quelli dell'habitat 3130, ci fa capire come stiamo probabilmente assistendo a una contemporaneità di questi due tipi di habitat, uno più continentale medio europeo, il 3130, e uno invece più mediterraneo, il 3170. Per adesso coesistenza, vedremo se riusciranno a mantenersi più o meno sempre nelle stesse condizioni e in una zona che è al confine tra due regioni biogeografiche. Da qui diciamo due parole sulla vegetazione di greto. Ora, i greti, per come li conosciamo, sono caratteristici dei fiumi appenninici. C'è questa variazione di granulometria dai ciottoli fino ai limi, che consente l'insediamento anche di una vegetazione arbustiva pioniera, che è molto importante soprattutto perché lungo l'asta principale del Po, soprattutto verso la foce, non ha più la possibilità di esprimersi, visto che c'è stato nel corso dei decenni un rimaneggiamento continuo delle golene e dell'alveo. Quindi, dove si possono insediare i popolamenti di Miricaria germanica, dell'habitat 3230, e i cespuglietti asalici, dove sovente entra anche l'olivello spinoso nella sua forma ecologica ripariale fluviale, ecco che questi habitat sono particolarmente importanti e quindi testimoniano una capacità di rinnovo della natura quando le vengano date le condizioni, che è estremamente importante. A seguire, con un numero molto vicino a questi qua, ma che in realtà caratterizza tutt'altro, se vogliamo dire la verità, e in realtà questo è originato dal fatto che l'habitat 3270 è caratterizzato lungo i fiumi, è caratterizzato da delle specie
che in realtà quando andiamo a guardare le acque ferme di pianura sono specie colonizzatrici e quindi colonizzano anche quegli ambiti che vengono lasciati al libero sviluppo della vegetazione quando le acque se ne vanno, colonizzano quindi ambienti disturbati che si prosciugano in estate in maniera, se vogliamo, ancora più spiccata degli habitat 3130 e 3170, perché queste specie qua sono anche specie nitrofile, quindi favorite in tutti gli ambienti dove c'è un accumulo di nutrienti. Esempio, gli zuccherifici, le vasche degli ex zuccherifici e i bacini di nuova costruzione, proprio per il fatto che erano ambiti agricoli o ancora più ricchi degli ambiti agricoli di nutrienti, si popolano di queste specie. L'auxibasis rubra, il chenopo di rubro, nella bonifica del mezzano, nello zuccherificio di Malalbergo, nelle vasche di zuccherifici di Argelafo, vicino alla discarica di Bentivoglio, nelle valli di Argenta. È un habitat che fa parte della nostra collezione di habitat. Va bene che caratterizzi ambienti disturbati, ma di sicuro una sua importanza ce l'ha, nonostante sia in effetti molto facilmente invaso da specie aliene. E poi, prima della fine, vi faccio un discorsetto sulle specie aliene. Per chiudere con questo gruppo di habitat, parliamo del 3280, cioè le coperture di Paspalum, le praterie di Paspalum, che vengono considerate caratteristiche di certi fiumi o a andamento costante o andamento variabile a seconda dei due habitat. Ebbene, quando noi abbiamo trovato delle distese di Paspalum, nonostante che sia una specie aliena, l'abbiamo considerato caratteristico di quest'habitat, perché accanto a lui si comporta nella stessa maniera la Ludwigia peploides montevidensis. Allora uno potrebbe dire, ma queste sono specie invasive. Certo che sono specie invasive, però in effetti caratterizzano degli habitat per come sono stati codificati a livello europeo. Quindi nel momento in cui manifestano un habitat, quello che dobbiamo fare eventualmente è controllare che non invadano altri habitat, ma finché caratterizzano il loro, noi dobbiamo rispettarle. Opinione personale, attenzione, chiunque mi può contraddire. Un cenno a due habitat di interesse regionale che sono i caneti, chiamiamoli così. I caneti sono ancora diffusissimi fortunatamente, nonostante i grossi problemi che ha su scala continentale la phragmites, la famosa Reed Dieback Syndrome. Però nonostante questo i caneti sono ancora diffusi. Quello che si può dire è che i caneti d'acqua dolce sono andati in difficoltà soprattutto in virtù del fatto dei fenomeni di anossia delle acque ipertrofiche. I caneti invece di interrimento delle acque dolci, che rimangono inondati per meno tempo o per niente, cioè i caneti che si stanno spostando dal punto di vista ecologico dalle acque ai margini delle acque, questi sono in piena espansione, anche perché la phragmites regge moltissimo anche acque di qualità scadente. L'importante è che non venga sommersa per più di tanto tempo, perché il suo apparato radicale deve rimanere consistente. E assieme al canneto ci sono tantissime forme diverse di elofite marginali che sono ugualmente importanti per la conservazione e purtroppo trascurate a livello di codici Natura 2000. Chiudo con un'osservazione sugli elementi alloctoni. Allora, tra questi elementi alloctoni ci sono molte specie che sono considerate invasive, che sono invasive e che sono state considerate un elemento di detrimento della qualità dell'habitat. Però io vorrei dire, nel momento in cui ho una zona umida di pianura, guardate il confronto tra queste due immagini, in cui c'è una vegetazione costituita da idrofite aliene, oppure non c'è alcun tipo di vegetazione in virtù della torbidità delle acque e della loro pessima qualità, mi dispiace, ma io preferisco che in un bacino ci crescano delle aliene invasive che non ci cresca assolutamente niente. E con questo
senza nessun intento polemico, vi saluto e vi ringrazio caramente e vi chiedo scusa per le difficoltà che ho avuto nell'iniziare il mio intervento. Grazie. Grazie Mauro, grazie per le tue considerazioni e per la presentazione chiarissima e interessantissima. Noi ci scusiamo in generale per essere arrivati così in ritardo alle conclusioni, vorremmo darvi appuntamento alla prossima iniziativa che è prevista per il 1° dicembre, gestire gli ambienti acquatici per favorire le componenti rare e minacciate della biodiversità, ore 15, trovate tutte le informazioni sul nostro sito, poi la regia metterà in evidenza il programma dell'iniziativa. Do la parola per le conclusioni al responsabile del servizio aree protette, Gianni Gregorio. Sì, grazie Monica. Buongiorno a tutti. Ringrazio Monica Palazzini e tutti i colleghi del servizio che hanno lavorato per organizzare questa giornata. Ringrazio tutti i relatori per la qualità degli interventi e per la collaborazione anche a loro per la riuscita di questo evento. Spero che nessuno me ne voglia dei partecipanti, ma per una volta in vita mia, non l'ho mai fatto, vorrei ringraziare come ravennate Nicola Merloni per il lavoro di sensibilizzazione e di formazione che negli anni ha fatto per le giovani generazioni ravennati e per la sensibilizzazione verso la biodiversità e la sostenibilità ambientale. È stato un brevissimo inciso, mi scuso senza, mi sentivo di doverlo fare. Aggiornamento del quadro conoscitivo. Il quadro conoscitivo in tutti gli strumenti di pianificazione ha uno scopo se una volta che si è arrivati ad un quadro conoscitivo definito, poi lo si usa come strumento di decisione per definire quelle che saranno le azioni future. E nel nostro caso, se non vogliamo che resti una mera fotografia della realtà, bisogna che lo traduciamo in azioni e deve diventare per noi lo strumento per quelle che saranno gli interventi, di azioni anche economici, finanziari, per adottare delle strategie, degli interventi per migliorare la biodiversità, per salvaguardare la biodiversità e per ridurre diciamo gli impatti su questi ambienti. Il prossimo passo che faremo, lo ha detto Monica prima, sarà quello di arrivare al collaudo della carta regionale degli habitat, sulla quale siamo arrivati a buon punto, l'avete anche capito dalle presentazioni di questa mattina, anche da parte di Rigoni. E una volta arrivato a definire e collaudare la carta regionale degli habitat, probabilmente organizzeremo sicuramente dei futuri appuntamenti anche per approfondire e condividere i risultati raggiunti. Vi è poi la redazione del report sullo stato di attuazione della direttiva habitat, che è previsto ogni 6 anni e che anche questo come strumento raccoglierà quella che è la grande mole di informazioni, di dati raccolti fino ad ora, ed esso stesso sarà per noi uno strumento utile per verificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat. A fine 2019 si è arrivato a terminare la redazione del PAF, quindi del quadro delle azioni prioritarie per i siti Natura 2000, e sono state individuate quelle che possono essere già le azioni prioritarie, per i siti Natura 2000, sono state analizzate già le esigenze finanziarie, è stata fatta una prima stima dei costi per ogni singola azione individuata e vi è quindi una proposta di programmazione finanziaria fra il 2021 e il 2027 da utilizzare per le singole azioni tramite i fondi europei e i fondi FESAR. Stiamo lavorando per una futura convenzione dove vorremmo lavorare con gli enti e
gli uffici preposti in maniera coordinata, appunto tramite una convenzione formale, con lo scopo di redigere un vero e proprio piano regionale di monitoraggio ed implementare una banca dati della biodiversità per valutare l'efficacia delle misure di conservazione e per definire, come ho detto prima, quelle che sono le azioni di conservazione. Chiudo dicendo che pochi giorni fa abbiamo istituito un nuovo SIC marino, è un'area di circa 31.000 ettari che si affianca ad un'area simile istituita dalla Regione Veneto. È uno specchio di mare che ha lo scopo di tutelare quella che è la biodiversità, in particolare per la salvaguardia dei delfini e delle tartarughe protette, e coinvolge il Parco del Delta, i comuni di Goro, Codigoro, Comacchio e di Ravenna. È un inizio, è un primo inizio, e cercheremo di qui in avanti di implementare anche qui delle azioni, delle misure di conservazione specifiche. Io mi fermo qui, ringrazio di nuovo tutti, lascio la parola a Monica e saluto tutti quanti e ringrazio nuovamente. Grazie Gianni, siamo veramente in chiusura, un ringraziamento a tutti i relatori e ai partecipanti. Se non avete, se avete ancora qualche secondo, preghiamo di compilare il questionario online. E il prossimo appuntamento, come già detto, è al 1° dicembre, ore 15, un webinar su gestire gli ambienti acquatici per favorire le componenti rare e minacciate della biodiversità. Il webinar è organizzato nell'ambito delle iniziative previste dal progetto Life Eremita. Grazie e buona giornata.